Bene cari amici, finalmente siamo giunti a parte di questo video. Nelle parti precedenti abbiamo trattato praticamente dove nasce, diciamo, tutto quello che parleremo in questa ultima parte. Quindi si è parlato del cosiddetto Dio alieno nella Bibbia, si è parlato del fondamento, no? Di quello che è il fondamento, chiamiamo la dottrina perché in fondo lo è. E quindi abbiamo parlato dell'India, abbiamo parlato dell'induismo, abbiamo parlato della New Age, delle meditazioni trascendentali, dei contattisti, dello yoga stesso, del Kundalini, eccetera, eccetera, eccetera. E infine abbiamo anche parlato un pochino dell'ognosticismo. Ricordiamo che l'ognosticismo è praticamente la dottrina fondamentale della massoneria. Che poi loro lo vogliono accettare o no, è di fatto una realtà. Potete investigare tutte queste cose, se sono frutto della nostra fantasia, oppure se in verità non solo sono ben documentate, ma comunque basta vedere i frutti di insomma, questi personaggi per rendersi conto da soli di come effettivamente le cose stanno benissimo. Anticamente, per molti secoli, la Bibbia è stata perseguitata in più modi, è stata bruciata, sono stati bruciati gli stessi lettori della parola di Dio, i cristiani veri, e a un certo punto, durante la storia per centinaia di anni, è stata proibita, la sua lettura da parte, diciamo, delle istituzioni principali, appunto parliamo del cattolicesimo. Non è per parlare male, non ce ne vogliate, semplicemente stiamo raccontando fatti storici. E quindi è stata proibita la sua lettura e soprattutto è stata proibita la sua traduzione. Non capiamo perché è stata proibita la sua traduzione se a sua volta loro l'avevano tradotta in latino. E la Bibbia non è stata scritta in latino. Allora, se non andava tradotta, doveva essere lasciata nel suo linguaggio originale, quindi ebraico antico e greco antico, e piccole parti in aramaico, molto piccole, soprattutto la maggior parte di queste risiedono nel libro di Daniele, ma sono poche, come abbiamo già detto. Mi pare che nel libro di Daniele si va dal capitolo 3 fino al capitolo 7, mo vado a memoria, non mi ricordo bene, che sono state scritte in aramaico. Il restante è stato scritto soprattutto in ebraico antico. Bene, questa guerra spietata nei confronti della parola di Dio continua ancora oggi. La differenza è che oggi la Bibbia non si può più bruciare perché comunque non servirebbe niente. Tutto questo è stato profetizzato, tra l'altro, e quindi non possono bruciarla. E che cosa fanno? Allora, praticamente si inventano cose, si inventano che la Bibbia ha un linguaggio allegorico, che la Bibbia non dice quello che in realtà ci vorrebbero far credere, che le traduzioni sono malfatte, però poi dopo loro a sua volta usano le traduzioni, insomma, c'è tutto sto minestrone. E siccome una altissima percentuale di persone non ama la verità, ovviamente loro sono ben disposti a credere a queste favolette. Basta vedere gli stessi mass media, no? Come una grandissima quantità di disinformazione viene inserita, no? Nei mass media per così, come dire, illudere le masse e le persone che si prestano a questo, perché in fondo dietro una telecamera c'è sempre una persona, sia un giornalista, sia uno scrittore, sia un telepresentatore, quello che è comunque un essere umano che sa che sta raccontando la menzogna, si sta prestando, quindi lui ama la menzogna ed è disposto anche a vendere la verità pur di, tra virgolette, arricchirsi. Invece non sta facendo altro che impoverirsi, anche perché non dimenticate che quando impoverite le masse, a sua volta anche voi ne pagherete le conseguenze. Te lo spiego, se tu aiuti a creare povertà,
e magari tu in quel momento ti arricchisci, ma a sua volta tu ne paghi le conseguenze, perché poi quando tu esci nella strada rischi di essere rapinato, rischi tu, rischi la tua famiglia, rischi quando vai negli ospedali che non trovi i medicinali e tante altre cose strane che succedono ora qui e ora là. Quindi non si rendono conto neanche di quello che stanno facendo. Benissimo. Andiamo avanti. Indubbiamente, come abbiamo già detto nelle parti precedenti in questo video, la massoneria gioca un ruolo fondamentale, no? In tutto questo attacco alla Bibbia, alla parola di Dio. Ma non dimentichiamo che tutto sommato, questo non si dice, la massoneria non è altro che un braccio esecutivo di una mente che sta ancora più in alto e che la Bibbia profetizza e parla di questo. Ora però non vogliamo entrare in merito a questa tematica. Benissimo. Ora, noi sappiamo, è un dato di fatto, cioè è chiaro poi che tu non lo voglia vedere o non lo voglia accettare, ma per carità, sei libero anche di sognare, ne hai facoltà, ma ormai la massoneria si è infiltrata in politica, economia, cultura, informazione e ovviamente non poteva mancare il mondo religioso, perché noi sappiamo che per governare le masse, ok, un tassello importante è proprio l'argomento religioso, ok. Non dimentichiamo che i cristiani non siamo quattro persone, no? Alcuni vanno dicendo che noi cristiani siamo 1,2 miliardi, è falso, non siamo 1,2 miliardi, siamo 2,5 miliardi, è una buona fetta. Bene, in questo video ci occuperemo, in questa parte diciamo di questo video, ci occuperemo, no? Di questo attacco che viene attuato, no? In questi ultimi giorni in un modo abbastanza, diciamo, particolare nei confronti della parola di Dio da parte appunto di chi abbiamo già detto. Una strategia che va molto in voga, c'è anche un perché, una strategia che va molto in voga è quella appunto presentata dalla massoneria, dalla creazione diciamo di questa, con la cosiddetta ufologia, quindi con la New Age, insomma, è tutto quello che ne consegue. Ne abbiamo già parlato nelle parti precedenti. Ripeto, se non hai guardato le parti precedenti, ti perdi. Quindi è consigliabile, ok, guardare le parti precedenti. Benissimo. E quindi viene detto che nella parola di Dio ci sarebbero gli alieni e che nel linguaggio originale, ok, è tutto molto chiaro. Questo è quello che ci raccontano, le frottole che ci raccontano, e che nessuno in questi 2000-3000 anni avrebbe capito quello che in realtà c'è scritto, ok, nei testi originali. E meno male che ce lo dicono loro, insomma. Poi a sua volta ci dicono, no, ma quello che noi vi diciamo è quello che sempre si è detto. Bene. Anche noi, come abbiamo già ripetuto nelle parti precedenti, quello che vi stiamo dicendo sono cose che si sono sempre dette. Non è che ce le siamo inventati noi. Benedetto il nome del Signore. Bene. Ora, per quale motivo le persone, quindi le masse in generale, no, credono alle favole? Per quale motivo? Perché da diversi decenni a questa parte, ok, e questo non è che lo stiamo dicendo noi, sono dati di fatto. Se voi investigate, o basta che voi abbiate un po' gli occhi aperti, queste cose le vedrete da voi stessi. Da diversi anni a questa parte, da diverse decade a questa parte, è stato perpetuato, no, nei confronti delle masse un attacco che possiamo definire impoverimento della cultura. C'è un impoverimento a livello intellettuale che è molto gravoso. Questo impoverimento ha intaccato ovviamente in primis il sistema scolastico, cominciando dai nostri bambini, dalle elementari, dalle medie, dalle superiori e anche nelle facoltà. Bene.
e facendo sì che laddove veramente si trova la cultura costi soldi per andarci. Scusate, abbiate pazienza. E quindi costi soldi per andarci. Bene, c'è un ulteriore impoverimento che viene fatto, no, attraverso, diciamo, le vicissitudini, no, di tutti i giorni, no, sia nei confronti dei giovani e dei meno giovani. Uno su tutti, guarda la stessa musica, guarda la musica che oggi i nostri giovani ascoltano. Ti faccio una domanda: è una musica intelligente? Qualcuno dirà, ma perché c'è una musica intelligente e una musica non intelligente? E io ti rispondo, io nel mio piccolo ho studiato musica, diciamo, perché mi piaceva suonare, prima suonavo, adesso ho smesso, e quindi ho seguito le scuole di musica, insomma, nella mia famiglia suonano tutti, insomma, sono quelle cose, sai com'è. Non so cantare, in compenso, neanche mi piace cantare, pensate, però mi piace suonare. E la musica, io ho fatto un video dove ho parlato della musica nel cristianesimo e ho fatto vedere come la musica, ok, e le parole ti condizionano, ti possono anche modificare. Non poche persone si sono suicidate ascoltando determinati testi con determinate note e con determinati messaggi subliminari. Questo abbinato a una vita malandata e consumo di alcol e droghe ha fatto sì che la persona si suicidasse, e questa è storia. Ecco. Quindi la musica ti può innervosire, ti può calmare, i testi trasmettono, ci può essere un testo, scusate il termine, ma non è una brutta parola, anche se non è carina, ma comunque fa parte del nostro vocabolario. C'è una musica stupida e c'è una musica intelligente. Se io presento un testo, okay, con delle parole importanti, con delle parole che hanno un significato anche culturale, la persona con un tipo di musica che non irrigidisce, non trasmette violenza, non trasmette anche sessualità, vedi l'ipersessualizzazione, questi sono dati di fatti, cioè non è che noi ci stiamo inventando niente. Tutto questo va a modificare poi l'intelligenza del personaggio, facciamoci capire, poi che tu non lo voglia vedere. Qui c'è un impoverimento intellettuale delle masse, punto. Non lo vuoi accettare, ma che Dio ti benedica. E quindi quando tu ascolti questa musica stupida, diventi stupido, perché non è che l'ascolti una volta, qui si tratta di ascoltarla sempre, tutti i giorni, anni, decenni. Alla fine dov'è il tuo come dire, la tua cosiddetta evoluzione culturale? In televisione non ne parliamo, quello che vi fanno, dico vi fanno perché io so 20 anni che non ho la televisione, 20 anni. Non sono contro la televisione, eh? Ecco, se qualcuno mi viene a dire io posso vedere la televisione, io gli rispondo certo che la puoi vedere, vedi quello che guardi, non te guarda tutta l'immondizia che ti propongono, cerca di, per quel poco che si può fare, cerca di scegliere qualcosa che sia appunto consono alla crescita, ok? Ecco. E occhio alla disinformazione. Quindi il fatto che io non guardo la televisione è una scelta personale, io non consiglio niente a nessuno, semplicemente dico quello che io faccio e a volte non voglio neanche essere consigliato, a volte. Tutti abbiamo bisogno di essere consigliati, ma a volte preferisco su certe cose, tipo questa, non essere consigliato, nel senso che non voglio essere consigliato invece di vederla, no, non la voglio vedere. E sono molto informato perché comunque, grazie a Dio, la rete, no, ci scegli tu quello che vuoi vedere. Nella televisione non è proprio così, poi se lo vogliamo vedere così, ma che Dio vi benedica. Quindi c'è un impoverimento, okay, intellettuale delle masse attraverso anche la musica, attraverso la pornografia. Se noi ci mettiamo a esaminare i dati dei consumatori di pornografia, okay, noi vediamo che sono dati allarmanti. Io ho visto, ho letto i dati, a memoria non me li ricordo, ma si parla di cifre esorbitanti.
E quindi anche questo va a impoverire intellettualmente la persona. Attraverso altri metodi utilizzati sono le droghe. La droga assolutamente, l'alcol assolutamente impoverisce intellettualmente la persona. Gli stessi psicofarmaci e gli stessi farmaci, diciamo usati malamente, parliamo adesso degli psicofarmaci. Al di là di entrare in questa tematica, di mettermi a giudicare, non è questo, ma sta di fatto che nel mondo, per chi è informato, si sta portando avanti una campagna, scusate il termine, pazzesca, nei confronti dei bambini, i quali devono, secondo queste campagne, devono usare psicofarmaci. Cioè, ma siamo, scusate il termine ancora, ma siamo impazziti. Siamo impazziti. E la gente ha bocca. Ci sono persone che sono venute da me a dirmi questa cosa e mi hanno detto, ma io vorrei fare questo. Ovviamente io gli ho detto, ma te senti bene? No, perché di qua e di là? Ma come? Un bambino di 7, 8 anni, 10 anni, intelligentissimi, erano bambini intelligenti, che apprendevano a scuola. Io poi ho avuto modo di nella nostra chiesa di seguire, insomma, dei bambini con la Bibbia, e subito ti accorgi, no, chi ha di più e chi ha di meno, e delle volte ti accorgi che ci sono dei bambini che sono fenomeni, no? Nel senso che sono straintelligenti, che acchiappano e macinano, pensano, bello. E poi tu fai determinate cose, ma te sei, cioè, ma che stai a dire? Per dire, no, negli anni, nei decenni, sono stato all'estero, ho visto cose del genere. Ecco, quindi, come dire, ogni riferimento è puramente casuale. Ma insomma, sono cose che esistono. Gli psicofarmaci ti annebbiano, culturalmente ti debilitano, benedetto è il santo nome del Signore. Le stesse riviste che circolano, molte sono culturali, c'è tanta cultura, ci sono tante riviste belle di scienza, quella vera, di archeologia, di storia, eccetera, eccetera, ma ci sono le riviste che ti fanno diventare stupido, tipo quelle di gossip. Ecco, ti leggi una, io non so neanche i nomi, però ti leggi una rivista, le cosiddette riviste, no, di gossip, non so se ho detto bene, io queste cose sono ignorante, però so che esistono e so che la maggior parte delle persone, diciamo la massa, fa uso di queste riviste, e che cosa ha imparato? Il gossip. È intelligente. I film, i mass media stimolano la iperricchezza, la ipersessualizzazione, l'invidia, il vivere una vita sempre che devi avere sempre di più. Tutto questo impoverisce intellettualmente. E si è insegnato in questa società a screditare, no, le fonti libere, cioè quello che è libero fa schifo, quello che non è libero allora va bene. A me sembra che sia all'inverso. Con questo non significa che tutto ciò che è libero vada bene, però ogni cosa deve essere giudicata. Bene, tutto questo e molto di più ha impoverito intellettualmente le masse ormai a livello mondiale, perché ricordatevi che siamo in globalizzazione. Una massa così povera intellettualmente parlando, e qui non si parla tanto di cultura come sapere, perché io posso anche essere culturalmente impreparato, però essere intelligente, così come ci sono molte persone che si prendono la laurea, e questo non lo dico solo io. Ci sono persone culturalmente che prendono le lauree, che sanno molto, ma non sono intelligenti, perché poi fanno cose stupide, agiscono in maniera stupida. Questo non significa che sia sempre così, però c'è questa parte, questa componente, questo è importante. Ora, in un mondo così culturalmente attaccato, è normale che poi le masse sono, scusate il termine, sono imbambolate, quando tu gli dici, sai che nella Bibbia ci sono gli alieni, e quelli ti dicono davvero, e piangono, grazie, grazie.
E grazie. Bene, poi sta a noi dimostrare adesso, no? Anche da un punto di vista, visto che adesso viene attaccato il linguaggio originale, beh, noi non siamo professori o luminari di ebraico antico, però il testo in ebraico antico lo leggiamo nel nostro piccolo, conosciamo anche le regole grammaticali, insomma, le regole grammaticali sono quelle, punto e basta, cioè non è che andremo a inventarci qualche cosa, anzi sono questi personaggi che si inventano le cose e si mettono a fare nomi per essere, come dire, per essere in qualche modo avallati, un po' come facevano gli antichi quando ci hanno presentato i Vangeli gnostici, ma di questo ne parleremo più avanti. Bene, quindi c'è stato anche insegnato, o perlomeno ci vuole in maniera arbitraria, no? far rinunciare, okay, al pensiero personale, quindi tutto quello che è fuori dal coro, ok? Non va bene, devi essere allineato, se no sei strano, ecco. E le persone, pur di non essere reputate strane, si allineano, magari lo fanno anche inconsciamente, molti lo fanno inconsciamente, ma comunque è un dato di fatto per la maggior parte delle persone, delle masse, ok, benissimo. Quindi viene rinnegato il passato alla grande. Basti pensare che c'è gente che va dicendo che non c'è stato l'olocausto, è una barzelletta. In questo momento i musulmani in Israele, a Gerusalemme, vanno dicendo che non c'è mai stato un primo tempio e un secondo tempio. Cioè, se tu vieni qua a Roma, ci abbiamo l'arco di Tito, che c'è tanto di disegno. Insomma, voglio dire, l'archeologia, a Roma diciamo, ma di che stiamo a parlare? Benissimo. E la tranquillità non si raggiunge mai, stai sempre sotto tensione, sempre, sempre teso, stai sempre che non ce la fai mai ad arrivare a fine mese. E tutto questo non ti toglie anche del tempo da dedicare alla riflessione personale, allo stare insieme agli altri, a leggere un qualcosa di culturalmente influente nella propria vita. E la paura di essere tagliati fuori, gloria a Dio, non c'è serenità economica, c'è una competitività aggressiva in tutti gli ambiti, se voi ci fate caso, se tu non sai una cosa, o se rispondi male, o se dici una cosa che magari non hai capito, e dici una cosa, rispondi, che ne so, a Roma diciamo fischi per fiaschi, dice, non se potrebbe dire, sai, no, vabbè, è un detto romano, e subito vieni aggredito, tu non capisci, cioè c'è questa cosa, no? E questo, tutto questo fa parte dell'impoverimento intellettuale. Invece non è stupido chi domanda, ecco, è stupido chi non domanda, anzi meglio una domanda stupida che una non domanda. Poi ci sono anche gli estremi, noi lasciamo stare gli estremi. Bene, la promozione di vizi in tutti gli ambiti, a cominciare dal gioco d'azzardo. Noi vediamo che oggigiorno il gioco d'azzardo, o lo stesso gioco, gli stessi solitari di carte, le carte stesse, non è che ti fanno crescere intellettualmente. Vedi i cavalli, le schedine, il toto, le lotterie, il monopoli, i bingo, qui addirittura dove abito io stanno proliferando bingo a tutto spiano, e tutto questo impoverisce le masse, benedetto il nome del Signore. Creare e proteggere il crimine è un dato di fatto, è un dato di fatto. Ovviamente questo intellettualmente ti impoverisce, facciamoci a capire. Pubblicità, propagande sciocche al consumismo, cinema, radio, spazzatura su internet, programmi sciocchi, l'evoluzionismo è una grande stupidata, che per credere che tuo nonno era uno scimmione, ma bisogna proprio aver perso la testa, eppure c'è gente che ha perso la testa. Il darwinismo, il razzismo stesso,
il razzismo, cioè il razzismo è stato creato a pennello, cominciando dal piccolo, no? Il paesino, che ne so, che gli italiani, no? La frazione che sta qui contro questa frazione stanno in guerra, perché? Perché sono due frazioni diverse, e questa cosa è sempre stata alimentata. A sua volta si crea la base, poi si comincia a separare il mondo in due, nord e sud, il nord che governa, fateci caso, il nord che governa il sud, poi da lì si allarga questa nazione contro questa altra nazione, questo continente contro questo altro continente, poi arriva tu sei bianco, tu sei nero, e quindi automaticamente, no, vogliono che ci facciamo la guerra, no. E questo esiste, questo c'è, e tutto questo impoverisce intellettualmente. Se l'essere umano si fa la guerra, è destinato a scomparire. Chi combatte con la spada perisce per la spada, chi colpisce con la spada perisce per la spada. Ecco, tutto questo è molto triste, non solo da un punto di vista biblico, che la Bibbia ha sempre condannato questo, anche se gli vogliono far dire quello che non ha detto, presentando una Bibbia diversa e presentando un Dio assassino. No, queste persone ti portano un discorso biblico deviato, è completamente deviato, cioè qui c'è proprio un assassinio a quello che è effettivamente è il messaggio biblico. La Bibbia parla di amore e di giustizia, cioè se uno va in giro ammazzando, stuprando, sacrificando bambini ai demoni, non fare fuori quella persona non è amore, ma è odio verso la collettività. Perché a me pare che se io sempre faccio questo esempio, che se viene uno con un fucile, entra dentro una scuola e comincia a ammazzare a destra e a sinistra, mi pare che Dio benedica le forze dell'ordine, che se vengono le forze dell'ordine, mi pare che lo fanno fuori, e quello non è omicidio, ecco. Ma è corretto. E poi non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è suicidato, perché lui sa benissimo che se fa una cosa del genere viene abbattuto, quindi è pure suicidio, per come la vedo io. Questa è una cosa personale, però. E questo succedeva nella parola di Dio, nell'antichità, che c'erano queste popolazioni che sono state aspettate, che Dio ha aspettato che si ravvedessero, ma che non si sono mai ravvedute perché facevano sacrifici di bambini. A un certo punto Dio ha detto: sai che c'è, sterminateli. E quando tu dici queste cose, la gente non ne vuole sapere niente, anzi, uno che, anche lui poverino, non faccio nomi, così nessuno si offende, uno mi ha scritto, perché è stupido questo che mi ha scritto ciò, mi ha detto, perché io ho detto, guarda che Dio ha aspettato 400 anni, siccome deve per forza andare contro la Bibbia, ignorante, non conosce niente della Bibbia, mi ha detto, quindi Dio ha permesso per 400 anni che venissero massacrati i bambini. Ignorante, vedi, non capisci niente, scusate il termine, scusate, abbiate pazienza. Non capiscono niente. Lì si sta facendo un discorso generale come popolazioni, non è che Dio non ha intervenuto singolarmente. Però siccome non sanno, non hanno mai aperto una Bibbia, se l'hanno aperta, già con la cosa di voler abbatterla e di voler dire la menzogna perché la loro vita è piena di peccato e vogliono andare contro Dio, alla fine è questo, il succo è proprio questo, ecco perché. E quindi c'è questo impoverimento intellettuale delle masse. O non ve ne siete accorti? O io sono un genio, proprio una cosa che solo io riesco a capire queste cose. Non mi pare che io sia un genio. Io so di essere una persona normalissima, con una mente livello medio, ecco. So nella media, ecco. Quindi se l'ho capito io, lo può capire chiunque. Poi se vuoi andare in giro, no? Come diciamo a Roma, un detto romano. Noi diciamo, c'hai i prosciutti all'occhi. È un detto romano. Nel senso che sei proprio cieca, cioè ci vedi ma non ci vuoi vedere. Ci è stata tolta la capacità di raziocinio e di giudizio. Nel cristianesimo, no, c'è un detto satanico che il cristiano non deve giudicare. Perché è scritto, e ti tirano fuori Matteo 7, Romani 2, vabbè. Quando invece è scritto ovunque,
perché c'è tipo sono altri 7-8 passaggi che noi dobbiamo giudicare tutti. Ma la cosa buffa è che poi quando tu vai a vedere il in greco si dice krinetai, quando tu vai a vedere il significato della parola, del termine giudicare, anche nel nostro lessico italiano, significa vedere se una cosa è attendibile o non è attendibile. E tu dici che non bisogna giudicare, ma lì parla di condanna. Quando la Bibbia dice non giudicare, parla di condanna ipocrita, cioè che tu ti metti a condannare uno che fuma quando tu te fai le canne, per dire. Questo condanna la Bibbia, non che non bisogna giudicare. È scritto ovunque: giudicate ogni cosa, se viene da Dio o se non viene da Dio. E quindi, ma questo anche fuori, diciamo, dal cristianesimo. Che non dobbiamo giudicare, no, non dobbiamo giudicare, giusto, non dobbiamo giudicare. Allora, se viene un ladro, ok, non lo giudicare come ladro, no, e poi, no, ma che fai, o denunci, no, ma che fai, o denunci, ma no, non si giudica. Ma come? Uno che dice una sciocchezza, no, devi giudicare. Quindi, ora, tutto questo ovviamente ha preparato un tappeto formidabile, no? Alle cospirazioni fantasiose della ufologia, della massoneria, della New Age, dell'occultismo, e hanno cominciato a fare sta campagna nei confronti della parola di Dio negativa per distruggerla, e hanno cominciato a dire no, la linguaggio originale non l'ha mai capito nessuno. Oppure no, sono cose che si sono sempre dette. Beh, certo, la menzogna c'è sempre stata, in questo senso sì, ma è sempre stata menzogna. Tant'è che tutti i lavori che hanno fatto questi, se voi ci fate caso, non ce n'è uno solo approvato da una comunità scientifica regolare. Nessuno. Ecco, fanno delle riunioni che noi adesso in questo video dimostreremo che sono state controllate e preparate a priori. Ora, oggigiorno, nei nostri giorni, ok, in questa era di globalizzazione, tutto è stato conquistato, tutto è controllato, tutto, o non te ne sei accorto? O solo io le vedo queste cose? Ma so proprio un luminare allora! Te ne sei accorto che la politica è controllata? Te ne sei accorto? Ah no, non hai mai sentito parlare di Bilderberg, di trilaterale, eccetera, eccetera. Le guerre sono controllate, i tribunali, ci sono tante brave persone, tanti bravi giudici, grazie a Dio per quelle persone che ci hanno lasciato, che sono state persone formidabili, parliamo di Falcone e Borsellino, che Dio benedica le loro famiglie che attualmente sono in vita, e ci sono persone oneste, ma in linea di massima è tutto controllato. Io lo diciamo anche per il lavoro che ho fatto e che faccio, ho vissuto molte situazioni strane per lavoro, quindi quando sono andato in determinate realtà, perché ho lavoro, non dico che lavoro faccio, perché sono io ci tengo alla privacy, chi lo vuole accettare bene, chi no, pazienza. E mi accorgo di molte cose strane, palesi, e tutto è stato controllato. Quindi la politica, dove girano i soldi, lo sport, un po' tutto lo sport è controllato, non solo il calcio, ma un po' tutto. Ma vi ricordate i mondiali, non mi ricordo quando, lì dove è stato, in Corea, l'Italia che è stata, la Corea, non mi ricordo, che l'arbitro praticamente si era venduto sto mondo e quest'altro. I governi, Confessioni di un sicario, un interessante libro che consiglio, leggetelo, compratelo, Confessioni di un sicario, come le nazioni vengono conquistate, e ovviamente anche il mondo religioso è stato conquistato, o no, è stato corrotto, è stato invaso, o non ve ne eravate accorti. E non sono l'unico, non siamo gli unici che dicono queste cose, assolutamente, queste cose si sono sempre dette, come dicono loro, sempre dette, queste cose si sono sempre dette,
e noi diciamo quello che si è sempre detto, solo che questa è verità. Quello che dicono loro, dicono, si sono sempre dette riferendosi alla menzogna, è un'altra cosa. O sono dati di fatti, o abbiamo detto sciocchezze. Bene. Ora, c'è stato una conferenza, che adesso non ci mettiamo a fare i nomi, credo a Milano, tra, diciamo, questo mondo oscuro della ufologia, anche se non viene presentata in questo modo, viene presentata in modo molto diverso, come della gente, delle persone che semplicemente si occupano di, come dire, di linguaggio biblico veterotestamentario, quindi siamo in ebraico antico e basta, ma che in realtà dietro c'è tutto il mondo o i mondi, che poi tutto sommato è uno solo, che abbiamo descritto nelle parti precedenti di questo video. Appunto, c'è l'ufologia, c'è la massoneria, c'è l'induismo, e con tutte le pratiche che vengono svolte in questi ambienti, con la, come dire, la meditazione trascendentale, il kundalini, lo yoga, e abbiamo spiegato che cosa sono tutte queste pratiche e le abbiamo dimostrate. Quindi magari qualcuno, se ha visto solo questa parte del video, dirà: mo che c'entra lo yoga? Devi vedere le parti precedenti del video, se no non riesci a seguire, perché detta così qualcuno dirà: ma cosa sta dicendo questo signore, che c'entra lo yoga, che c'è di male nello yoga? Guardati le parti precedenti. Quindi è stata fatta una conferenza, ok, tra, diciamo, queste realtà esoteriche, ok, e sono state messe a confronto, tra virgolette, alcune autorità, chiamiamole così, di più mondi. Quindi abbiamo circa 5 mondi, no? C'è questa parte qui, che è la parte, diciamo, ufologica, esoterica, linguaggio biblico, chiamala come te pare. Poi c'era un rappresentante della comunità rabbinica, quindi un rabbino, poi c'era un cattolico, poi c'era un ortodosso e poi c'era un, come si chiamano? Valdesi? No, Valdesi. Sì, Valdesi. Valdesi, sì. E poi c'era un Valdesi. Quando è stata fatta, dove, in che nazioni, non ha importanza. Ogni tanto, diciamo, nelle nazioni avvengono queste cose qua. Adesso, senza entrare nel merito di chi ha detto cosa, non è questo poi quel nostro obiettivo. Noi abbiamo visto palesemente che qualcuno, non voglio dire tutti, togliendo l'unità, diciamo, che rappresenta l'ufologia, che quella, vabbè, stavano tra virgolette tutti contro questa, tra virgolette, ma a quanto pare qualcuno non era molto contro, e quindi si sono proprio venduti, non hanno difeso il cristianesimo, anzi gli hanno dato una mano a quel tizio, a quei tizi. E questo non succede solo qui in Italia, ripeto, è tutto controllato. Qualcuno dirà che non è vero. Beh, non è vero, sta a noi dimostrarlo. Noi adesso vi diremo quello che è stato detto e basta. Non ci ripeto, siccome non stiamo facendo nomi, perché tutto sommato noi vogliamo attaccare l'ideologia, che non è circoscritta in un ambiente nazionale del bel paese, ma è mondiale questa roba qua. E queste persone che portano avanti questi discorsi sono persone che dietro hanno un motore potentissimo, e a livello mondiale li fanno andare nelle televisioni, gli aprono le porte, e mica ci si va senza conoscenze nella televisione, che a sua volta sappiamo che pure questa è controllata, o non ve ne eravate accorti, o solo noi le capiamo queste cose. Bene, questa conferenza e queste conferenze, molte di queste, quella alla quale ci riferiamo noi in particolare, è stata controllata. Perché? Rispondiamo subito. Bene,
qualcuno cristiano ha detto l'infelice frase che adesso io vi leggerò. Disse questo, che in teoria sta remando a favore del cristianesimo. Disse: non ho trovato Dio nei testi di teologia. Eh? Cosa hai detto? Non ho trovato Dio nei testi di teologia. E che cos'è la teologia? Cosa sono i testi di teologia? Ma perché Dio c'è nei testi di teologia? Sì? Cos'è la teologia? È un po' come la religione. Cos'è la religione? La religione è il tentativo dell'uomo di capire Dio. Ma Dio si rivela tramite se stesso, attraverso la creazione, perché se c'è qualcosa che esiste, qualcuno l'avrà creato, o dal niente nasce qualcosa. Mai è stato dimostrato che dal niente può nascere qualcosa. E quelli che pretendono dimostrarcelo mentono, ti parlano di quarte dimensioni, terze dimensioni. Prima di tutto non è mai stato dimostrato niente, mai, tranne che nelle favole più remote. Secondo poi, anche se fosse, che non è comunque, ma anche se fosse, ma una terza dimensione non è un qualcosa che esiste, è chi l'ha creata, prima di tutto. Secondo poi, Dio sta nella Bibbia, ma è certo che se tu poi vai a attaccare la Bibbia, attacchi l'esistenza di Dio. Ma Dio si rivela a se stesso e lo ha fatto tramite la sua parola. Quindi, la verità non si trova nella teologia, si trova nella Bibbia. Quindi un cristiano, un teologo, un insegnante di teologia, di lingue bibliche, eccetera, eccetera, che dice una cosa del genere, o non hai capito niente e non si sa per quale motivo sei un teologo, oppure ti sei venduto. Secondo me ti sei venduto. Bene, poi... è interessante notare che i testi di teologia non è che ci sono solo quelli cattolici, prima cosa. Ecco, mi pare, di questo poi parleremo dopo, mi pare che il cristianesimo sia diviso in due, una parte che è quella cattolica e una parte quella cattolica. Viene detto i cristiani nel mondo sono 1,2 miliardi, falso, i cattolici sono 1,2 miliardi. Ah, questo non si dice. Ah, e gli altri che non sono cattolici sono 1,2 miliardi, 2,50 cos'è il genere. Totale 2,5 miliardi, caro amico. Quelli che non sono cattolici si dividono sostanzialmente in quattro gruppi. Anzi, in due gruppi, sono i protestanti e gli evangelici. Normalmente nei protestanti ci mettono pure a noi, ma è sbagliato. Bene. Voglio ricordare che i protestanti, okay, si dividono in tre movimenti, anzi in quattro movimenti, che sono i luterani, i calvinisti, gli anglicani e i mennoniti. Okay. Noi evangelici, proprio dottrinalmente, come nascita, come esistenza, non c'entriamo niente con questi. Quindi noi siamo completamente un'altra realtà e saremo la quinta realtà. Questa quinta realtà che siamo noi evangelici, in particolare i pentecostali, che abbiamo ricevuto un attacco con degli infiltrati dove stanno facendo cose che noi stessi denunciamo che non sono bibliche, ma adesso questa è un'altra storia, perché appunto il cristianesimo è stato conquistato da qualcuno. Noi siamo, sapete quanti siamo nel mondo noi? Solo noi evangelici pentecostali? Tra i 7 e gli 800 milioni. Mi hai sentito? Quindi praticamente siamo pari ai cattolici. Qualcuno dirà, no, ma non siete pari. No, perché no? È perché i cattolici sono 1,2 miliardi, sbagliato. E mo te lo dimostro. I cattolici non sono 1,2 miliardi per il seguente motivo. Che cattolico è quello che poraccio nasce, c'ha un mese, due, tre, quello che è, non lo so come funziona, c'ha due, tre mesi, la chiappano, gli buttano un secchio d'acqua addosso, ho fatto una battuta, te lo battezzano, sto poraccio,
che ha 2 o 3 mesi che non sa neanche quello che sta succede, dice: com'è che questi mi bagnano? No? È cattolico. Poi questa povera creatura, durante tutta la sua vita, da quando nasce fino a quando diventerà vecchio, che ci avrà 80-90 anni, una grandissima quantità di questi, circa il 50%, andrà nella Chiesa cattolica, siano 20 volte in tutta la vita, tra cui si dividono in matrimoni e funerali. Basta. E questo me lo chiamano cattolico. Non è un cattolico. Ah, questo non si dice. Mentre invece l'evangelico è evangelico perché va in chiesa quando marca male, come diciamo a Roma, una volta a settimana, perché marca male. Perché non è biblico, ecco perché diciamo perché marca male. In chiesa ci si va quando ci stanno le riunioni, normalmente sono 3 volte a settimana, corretto, perché se tu devi fare sport, la stessa natura ti insegna che per essere bello allenato non puoi farlo meno di 3 volte a settimana, così è spiritualmente, devi avere e poi vabbè c'è tutta una storia, mo qui entriamo in ermeneutica, è un'altra cosa, mo non vogliamo fare ermeneutica. Quindi alla fine il 1.250 miliardi di cattolici, che veramente sono cattolici, lo dimezzi al 50%, siamo pari. Ah, ecco, questo però non si dice. Quindi, che cosa significa tutto questo? Che quando qualcuno dice non ho trovato Dio nella teologia, ma la teologia formulata da chi? Dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa evangelica o dalla Chiesa protestante? Domanda. Perché non è che c'è solo la Chiesa cattolica, questo ti voglio dire. Prima cosa. Seconda cosa, ma la conosci almeno il pensiero della teologia cattolica? Hai mai letto, che ne so, Tommaso d'Aquino? Non ti è mai capitato di leggere qualcosa, tu che sei cattolico, di Tommaso d'Aquino? E lì non c'è Dio? Summa teologica non c'è Dio? E che ti sei letto? Ma non è che magari pensavi che era Summa teologica e ti sei letto Paperino? E te ne potrei citare molti altri di testi in ambito cattolico. Teologia in ambito evangelico? Spurgeon? Matthew Henry? Io c'ho tutto il commentario biblico di Matthew Henry, tutto, sono 10.000 pagine, mi pare 12 volumi, sta lì. Gloria a Dio. Wesley, Whitfield. Non hai mai letto questi libri di teologia? E lì non c'è Dio? Allora perché dici io non ho mai trovato Dio nella teologia? A parte che Dio non si cerca nella teologia, si cerca nella Bibbia. Prima cosa. Seconda cosa, anche se lo cerchi nella teologia lo trovi. Abbiamo una infinità di teologia. Quella che noi facciamo, i nostri video, sono lì, molti di questi sono video di teologia. E lì non c'è Dio? Ma chi ascolti tu? Ecco, un cristiano ha detto questo. Domanda, siamo noi che abbiamo le visioni, che cominciamo a pensare che forse queste conferenze sono controllate? Domanda, è una domanda. Dice, che fai, pensi a male? E vediamo, ma qualcuno dirà, beh, magari sarà stato un caso, ne ha detta una. Vabbè. Vediamo che altro è successo, ce le siamo scritte le cose. Bene, andiamo avanti. Qualcuno ha detto, non mi voglio mettere a dire mo chi l'ha detto, chi non l'ha detto, desti mondi, tra cui 3 cristiani e uno ebraico. Qualcuno ha detto, bisogna togliere la certezza di Dio. Non ho capito, scusa. Bisogna togliere la certezza di Dio. Ah, cioè uno teologo, professore di lingue, di cristianesimo, di Bibbia, bibliologo, eccetera, eccetera, dice bisogna togliere la certezza di Dio. Poi arriviamo noi e diciamo, per me è stata corrotta sta conferenza. Se so. E noi siamo strani poi, vabbè.
Quindi, se dobbiamo togliere la certezza di Dio, domanda, con la scrittura che ci famo? Detto proprio alla romana. Scusate il nostro romano. Che ci famo con la scrittura? Ma tu per chi tifi? Qualcun altro ha detto, andiamo avanti, vediamo un po', queste conferenze sono pubblicate, chi segue queste cose sa dove andarle a trovare. Qualcuno ha detto, non c'è nulla di divino nella Bibbia. Molti fanno idolatria della carta. Hai mai letto il Salmo che era? Lo vado a cercare, Salmo 52, c'ho qui la Bibbia. Salmo 52, no, Salmo 56, verso 4, la vecchia Diodati, eccola qua, verso 4 dice, con l'aiuto di Dio loderò la sua parola. Adorerò, scusa, la Diodati dice adorerò. Idolatria della carta, ma Gesù è la parola. La Bibbia non è carta, la Bibbia è una persona. Oggi andiamo in giro con un libro nella mano, ma nel cielo non andremo in giro con un libro nella mano, andremo in giro mano nella mano con Cristo, l'artefice di questa parola. Non si tratta di fare idolatria della carta, si tratta di adorare la parola non come carta, ma come contenuto e come pensiero e come persona. È la persona che ha espresso questo pensiero, e questo pensiero è stato messo nero su bianco nella carta. Non c'è nulla di divino nella Bibbia, non c'è nulla di divino nella Bibbia, non dobbiamo fare idolatria della carta. Questo ha detto il cristianesimo. Poi noi pensiamo che se sono venduti, e lo ripeto, siamo strani noi. Un altro, durante tutto sto dibattito, che è durato un paio d'ore, ha detto, sempre nel cristianesimo, io non so niente di Dio. Cioè, tu sei un ministro come me, del tuo ordine. Sei un ministro, sei un teologo, sei un bibliografo, e te ne esci fuori con una frase infelice e dici io non so niente di Dio? E la Bibbia? Forse tu vuoi dire che non l'hai detto, Dio è infinito, comprenderlo nel suo essere infinito è impossibile, ho capito, quella è un'altra cosa, ma non sapere niente di Dio mi sembra che sia proprio antibiblico. Da qualche parte non è scritto noi abbiamo la mente di Cristo? Un altro, sempre la stessa persona, poi ha detto, lo leggo, dobbiamo vedere la Bibbia attraverso le nostre esperienze e attraverso le esegesi bibliche. Ho capito, quindi io capisco la Bibbia non per la rivelazione di se stessa, ma secondo le mie esperienze e secondo quello che gli altri hanno detto, a prescindere se è giusto o sbagliato. Però, ripeto, poi noi siamo strani che diciamo che si sono venduti pure l'anima al diavolo. Ecco qui la massoneria in molte realtà ecclesiali. Quindi è come se io dicessi, tu che sei una persona, che io ti devo vedere a te, non per quello che tu sei, ma secondo le mie esperienze. E ti devo giudicare in base non quello che tu sei, quello che tu dici, quello che tu fai, i tuoi frutti, ma secondo le mie esperienze. È intelligente queste persone, e tutti lì che piangevano dicevano grazie, sì grazie per queste rivelazioni. Ma allora, Dio mio quando ho sentito questa dico no, non ci credo, no, aspetta che rimando indietro, lo riascolto, tipo l'ho fatto non so quante volte, perché ho detto no, aspetta, forse ho sentito male io.
Voi sapete che nella parola di Dio i nomi di Dio spesso sono al plurale e c'è questo gioco tra plurale, singolare, singolare, plurale, delle volte singolare, 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 delle volte plurale, plurale. Questo poi lo vedremo più avanti. Uno straordinario scienziato del cristianesimo, in questa conferenza, in questo dibattito, scusate, più che conferenza, ho detto no, è un dibattito tra sti massoni, sti ufologi, questi qua che vanno predicando il Dio alieno nella Bibbia, questi qua, e queste altre realtà tra cui cristiani, e chiamiamoli cristiani, e un rabbino. Uno di questi, nel formulare, diciamo, nel rappresentare questa realtà scritturale, no, che c'è il Dio, il nome di Dio al plurale, singolare, eccetera, eccetera, lui ha detto: no, ma questi ci sono presenti nella Bibbia perché sono errori grammaticali. Oddio, oddio, mi manca l'aria, mi manca l'aria, aiutatemi. Cioè, ma scusate, ma perché non vi fate musulmani? No, a sto punto, scusate, cioè, ma fatevi musulmani, cioè, non lo so, io cambiate religione, a Roma si dice cambia spacciatore, cioè, abbiate pazienza. Poi noi siamo strani che pensiamo che questi si sono venduti pure l'anima al diavolo, lo ripeteremo all'infinito, questo. A sto punto rigettate Dio direttamente, passate dalla parte dell'ufologo, del Dio alieno, andate in giro braccetto a braccetto e rinnegate Dio, buonanotte. Nessuno se n'è accorto di questo, ma solo noi le vediamo queste cose. Sempre nel mondo del cristianesimo qualcuno ha detto: ma come facciamo a sapere che c'è un peccato originale? Non ho capito la... aspetta, cosa? Non ho capito la domanda. Un teologo cristiano ha detto: come facciamo a sapere che c'è peccato originale? Prova, uscite casa e fate una passeggiata, non lo so. Non lo so io, vai in giro nel mondo, guarda un po' la fame, le guerre, la corruzione, ovunque, tutti che si sono venduti, te stesso che ti sei venduto, i crimini, i reati, non lo so io, senza toccare la Bibbia, poi figuriamoci, andiamo nella Bibbia, sacrifici ai demoni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dicono che Satana non c'è nell'Antico Testamento, ma infatti a chi sacrificavano? Ai Baal. E chi è Baal? Baal Peor, Baal Berit, Baal, scusate il termine, vatte la pesca, Dice no, quello è un principio, ma questo si chiama giudaismo moderno, neanche antico, è un'altra cosa, studia e non pendere dal Talmud, che il Talmud non c'entra niente con il giudaismo antico, è un'altra cosa, è una cosa moderna. No, ma che questo ci è stato tramandato, sì, vabbè, ciao, lasciamo stare. Abbiamo parlato del Talmud e del pensiero antico giudaico in un video intitolato La Trinità nel pensiero giudaico antico. Guardate quello che pensavano gli ebrei antichi e quello che pensano gli ebrei moderni, come se so, ciao. Bene. Un altro scienziato, sempre del mondo cristiano, ha detto: Gesù non ha mai detto di essere il figlio di Dio. Tutti gli altri cristiani, ce ne fosse stato uno che gli ha detto che non è vero. Hai mai letto Giovanni 3:16-18, Giovanni 10:36, Giovanni 11:4, alla luce anche di Isaia 53? Poi verrà citato Isaia 53, però da una parte c'è una negazione e dall'altra, capito? Cioè fanno un po' e un po', certo, perché tutta menzogna si vede subito. Questo lo scrissero anche molti antichi. A proposito di protestantesimo, ci fu un mennonita che scrisse proprio questo, il nome proprio non me lo ricordo,
che disse che la menzogna mascherata con verità attecchisce subito, mentre invece la menzogna pura no. Qualcun altro ha detto: ma in primis noi dobbiamo capire che Gesù non è venuto a sconfiggere il peccato, ma a annunciare il Vangelo. Ok, questo l'ha detto un cristiano. Bene, gli voglio ricordare a questo signor cristiano che la buona novella è proprio questo, o è proprio questa anzi, Romani 5:1-9, e non solo. Qualcun altro ha detto, sempre nel mondo cristiano: no, ma il serpente non è Satana. Ah, ecco, qui torniamo al giudaismo allora. Allora di che sei giudeo, nel senso come religione, se di religione giudaica, buonanotte. Rinnega il cristianesimo palesemente, perché tanto con le opere, con i fatti, lo stai rinnegando. Siamo strani noi che pensiamo che si sono venduti? Sì? Continuiamo. Ah, uno scienziato ha detto: no, noi dobbiamo capire che quando fu scritta la Genesi, la creazione, loro, quindi Mosè, non avevano il cannocchiale e non avevano i satelliti, quindi la loro visione era limitata. Aspetta, perché io comincio a sentirmi male. Veramente, adesso, meno male che sono seduto. Quindi Mosè non avrebbe, secondo questa, diciamo, sta sparata, perché questo è, Mosè ha scritto, diciamo, la Genesi, il Bereshit, no? Perché lui ha visto il cielo, secondo quello che vedeva scriveva, e non perché Dio gli ha detto quello che doveva scrivere. E quindi se avesse avuto un cannocchiale, due satelliti e un computer, avrebbe scritto cose diverse. Questo è il cristianesimo. No, ma voglio dirvi che le persone che hanno detto queste cose, nei loro libri di teologia, tutte queste realtà che noi abbiamo nominato, nei loro libri di teologia, una infinità di personaggi e di teologi hanno detto l'esatto opposto e hanno detto le cose giuste. Quindi loro sono andati contro la loro stessa storia e teologia, dimostrando ulteriormente che si sono venduti pure l'anima al diavolo. Ecco perché noi diciamo queste conferenze sono state comprate, poi sti ufologi, perché questo sono, se ne vanno in giro e dire: avete visto? Anche le altre realtà del cristianesimo affermano quello che noi diciamo. Ma certo, se li sono comprati. Qualcuno ha detto: la Bibbia è un libro allegorico. Un cristiano che dica che la Bibbia è un libro allegorico, secondo me, detto proprio papale, è un satanista travestito, infiltrato. Punto. E non sono pochi. 1200 anni di storia, con migliaia di conferme tramite le scoperte archeologiche, sono allegoria. Scoperta la città di Ninive, quella è allegoria. Tutte quante le profezie, i costumi, le leggi, le divinità pagane scoperte, tutta allegoria. La storia, la successione dei re, le cronologie dei re, benedetto il santo nome del Signore, è tutto allegorico. Le decine di migliaia di profezie puntualmente concretizzate, è tutta allegoria? Sì? Ma veramente ci credi a questo? Le centinaia di leggi cerimoniali, morali, civili, etiche, è tutta allegoria? Sì? Secondo me, lo dico ancora una volta, si sono venduti l'anima al diavolo. Ecco. Ti voglio ricordare che la letteralità della Bibbia non impedisce l'utilizzo dell'allegoria. Nella Bibbia c'è allegoria, ma quel che è allegorico è allegorico, e quel che non è allegorico non è allegorico. Ora, però, ti voglio insegnare una cosa.
come piccolo pastore qual sono, tu che sei un teologo, ti voglio ricordare, e tu questo lo sai meglio di me, venduto, ti voglio ricordare che la Bibbia è letterale, la letteralità non annulla l'allegoria. Ti faccio, non per te, ma per quelli che magari sono alle prime armi con la parola di Dio. Se tu prendi la storia di Giuseppe, ok, Giuseppe, il figlio di Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe, c'era Giuseppe, c'è tutta la storia, fu venduto, eccetera, eccetera. Se tu prendi la storia di Giuseppe, domanda, è allegoria o è verità? Tutti sanno che è storia, non è allegoria, è verità, benissimo. Parla dell'Egitto, parla dei faraoni, parla di tutta la storia, parla degli anni di secchia, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è storia vera, quindi non è allegoria. Ora però, nella storia vera, noi troviamo l'allegoria, perché allegoricamente questa storia vera rappresenta la figura di Cristo, che è stato venduto dai suoi fratelli, quindi dalle 12 tribù, vedi i 12 fratelli di Giuseppe, vabbè, mo i 12, c'è tutta la storia, 12, 13, 12 più 1, cioè, abbiamo fatto un video intitolato le 12/1 tribù di Israele, perché poi c'è stato l'arrocco con Manasse ed Efraim, poi Efraim diventerà, diciamo, la prima tribù del regno del nord, Giuda e Beniamino, Giuda il capotribù di, appunto, il regno del sud, con a fianco a Beniamino, Giuseppe uscirà e entreranno appunto Manasse ed Efraim, e Levi aveva, diciamo, i suoi pezzamenti in tutta Israele, in tutta la terra di Canaan. Benissimo. E quindi Gesù, allegoricamente, no, lo vediamo nella vita di molti personaggi, tra cui Mosè, tra cui Giuseppe, soprattutto questi due. E quindi lì c'è l'allegoria, certo, ma su storie vere, su storie vere. Come il rapimento della Chiesa non è un'allegoria, è una verità. Ora però noi vediamo che questa dottrina la rincontriamo anche da un punto di vista allegorico, no, nei fatti storici realmente accaduti, tra cui il fatto anche che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Noi vediamo che prima viene Enoch, che è un fatto storico, non è allegoria, viene rapito, e dopo viene il diluvio. Quindi la Chiesa ha un'ulteriore conferma, oltre che l'abbiamo spiegato nel nostro video, in queste figure allegoriche, che non passerà per la grande tribolazione, ma quando parla di un fatto reale, dottrinale, che non allegorico. Poi ci sono alcuni esempi dove proprio è scritto, io vi dico, un'allegoria. Per esempio Galati 4:24 dice Paolo, le due alleanze, Agar e Sar, sono un fatto allegorico, sono una allegoria, nel senso che dimostrano allegoricamente questa cosa qui. Ma Agar e Sara sono esistite, non è allegoria, ma in questa esistenza reale storica, in questo fatto storico, vi ricaviamo a sua volta un'allegoria. Proverbi 1:6 parla bene di questo, scusate, e dice, no, perché la Bibbia è tutta allegoria. Ripeto, è un satanista infiltrato, punto. Questo è. Bene. Domanda. Ma vedere gli alieni nella Bibbia, invece, quella non è allegoria, eh? Domanda. Vedere gli alieni nella Bibbia, quella invece non è allegoria? Domanda. Risposta. No, non è allegoria. È pazzia. Cioè, devi stare male de mente. Allora, se stai male de mente, ce li vedi. Ecco. Scusate. Fantasia pura si chiama. Devi essere un po' visionario, insomma. Bene, non trovare Dio nella Bibbia non è allegoria? Domanda. Altra risposta. No, non è allegoria, pure quella è pazzia. È rinnegare la realtà. Quindi è pazzia. Ti devono ricoverare. Non trovare il peccato originale nella Bibbia. Domanda. Cos'è?
altra fantasia, altra pazzia. Alcuni dicono no, perché nel commento della Bibbia di Gerusalemme è scritto che non c'è peccato. Allora, abbiate pazienza, ce l'ho qua tra l'altro. Allora, questa è la Bibbia di Gerusalemme, ok, cattolica, una buona Bibbia. E loro dicono che qua nella Genesi, sotto i commenti, ci sarebbe scritto, ok, che sotto non c'è peccato originale, che non c'è peccato. Allora, in questa versione che ho io non c'è scritto. Ora non voglio dire che non ci siano versioni dove c'è scritto, ma voglio ricordare che non è quello che dice l'uomo nei commenti, perché quello che l'uomo dice qua sotto nei commenti può essere giusto, amen, e può essere sbagliato. Quello che veramente conta è quello che dice il testo, non l'idea dell'uomo. Poi l'idea dell'uomo, uno la legge, se combacia col testo ed è attendibile, gloria a Dio. In caso contrario, lo scarti. Ma ve le devo dire io queste cose? E tutti che piacciono, quando questi, perché poi questi ufologi si portano l'arem. Sì, si portano l'arem. Nei loro dibattiti, nelle loro conferenze, si portano l'arem, che sono tutti pronti ad attaccarti se parli, e sono anche abbastanza, non dico violenti con le, no, violenti con le mani, ma con le parole sì. E allora ecco perché io in questo video ho deciso di chiudere i commenti sotto, perché certe persone non meritano commentare, a differenza degli altri video, perché si comportano male, aggrediscono, non ti fanno parlare, dicono la menzogna. Ah sì? Benissimo, noi ne prendiamo atto. Quindi, siccome qualche commento, no, dice il contrario di quello che dice il testo, allora tutto il discorso di Dio va scartato. E tutti che piangono e dicono grazie che ci dici queste cose, pensate che livello intellettuale è, come abbiamo detto prima. Ripeto, io ho questa Bibbia di Gerusalemme, qui non c'è, l'ho visto e non c'è. Vi dico pure che, non lo so, questa che è, non lo so, qui, io non lo so questa perché è. Qui è, dovrebbe essere quella The Bible di Gerusalemme 1984, note e commenti, The Bible of Jerusalem 1984, dovrebbe essere quella dell'84, questa qui non c'è, eccola qua. Bene, questi ufologi, quindi abbiamo visto, ok, che questo cosiddetto mondo cristiano, a quanto pare, è stato molto di parte nei confronti di questi ufologi. Secondo noi, lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta, si sono venduti l'anima al diavolo, le scarpe e il cappotto e pure i pantaloni. Si sono venduti tutto, pur di piacere all'uomo. E questi andranno in perdizione per essersi venduti. Poi lo vuoi accettare, non lo vuoi accettare, per carità. Bene, passiamo adesso a questi ufologi, io li chiamo così, a questi che vanno dicendo il Dio alieno nella Bibbia. Questi dicono i testi originali sono stati cambiati man mano che i secoli avanzavano. Quindi, secondo che i secoli avanzavano, praticamente, secondo loro, il testo veniva modificato, veniva cambiato, veniva aggiornato, e quindi avremo, secondo loro, 2000 versioni diverse. Sto parlando dei testi originali, non sto parlando delle revisioni, e anche delle revisioni, comunque quelle, diciamo, fatte da comitati seri, sono revisioni fatte benissimo, una su tutte, visto che siamo in tema cattolico, questa qua non è male per niente. Poi c'è
la vecchia Diodati, poi c'è la Bibbia, il Tanakh ebraico, eccetera eccetera. Poi c'è questa, guardate che bella che è. Ta-da! Bella questa, eh? Adesso vi dirò che cos'è. E poi ce n'ho un miliardo. Ce n'è un miliardo, grazie a Dio. Allora, il testo è stato cambiato. Ma senti un po', ma tu hai mai sentito parlare di quella che ti ho fatto vedere prima, la Settuaginta? O se lo vogliamo dire all'italiana, la Settuaginta. In greco non c'è G gutturale, quindi sarebbe Settuaginta. La Settuaginta è una Bibbia che è stata scritta secondo, diciamo, parere comune, nel 200, è stata iniziata ad essere scritta nel 250. Ma un responsabile dei manoscritti del Mar Morto, ok? Uno dei responsabili dei manoscritti del Mar Morto, che io adesso non mi ricordo a memoria come si chiama, però ve lo voglio, vediamo se io qui in mezzo a tutte queste carte ce l'ho scritto, vediamo se lo trovo subito bene. Io però l'avevo messo da qualche parte. Ah, già sta qua. Vediamo un po'. Ah, sì, si chiama Emmanuel Tom, che praticamente lui è responsabile del, diciamo, del Qumran, se non vado errato, responsabile del Qumran, Emmanuel Tom, è presidente dell'istituto ebraico che ha la cura dei manoscritti del Qumran. Emmanuel Tom ha detto che la 70 o la Settuaginta è stata scritta tra il 312 in poi e non il 250, mo l'ha detto lui, insomma l'ha detto Emmanuel Tom, responsabile dei manoscritti del presidente dell'istituto ebraico che ha la cura dei manoscritti del Qumran. Bene, comunque atteniamoci adesso a quello che è la fonte, no? Normale, perché Tolomeo II l'avrebbe l'ha ordinata nel 280, ma com'è che lui dice il 312? Le fonti normali dicono no, nel 250, ma questa poi non è materia mia. E quindi io vi do. Comunque, diciamo che dal 250 è cominciata ad essere scritta. Quindi la Settuaginta è la traduzione del Tanakh ebraico dalla lingua originale, l'ebraico antico, al greco antico. Punto. Questo è. È stata fatta da 72 rabbini, 72, 71, quello che è. Settuaginta, poi appunto arrotondano a 70. Bene. E è vero che in primis è stato tradotto il Pentateuco o la Torah, ma subito dopo, già nel 150, nel 120, quasi tutti i libri del Tanakh ebraico erano stati tradotti. Ce ne sono alcuni che praticamente non si ha traccia di alcuni libri, tipo Isaia, che non si sa se veramente era stato tradotto nella 70, all'epoca di Gesù, perché non si sono trovati documenti che lo dimostrino, ma la maggior parte dei libri erano stati tradotti tutti quanti. Quindi quando è venuto il Cristo già era stata tradotta tutta, quasi tutto il Tanakh ebraico, era stato tradotto da 70 o 72 eruditi ebrei, esperti di greco antico e di ebraico antico, e quando hanno finito la traduzione l'hanno portata dal sommo sacerdote, il quale a sua volta l'ha rivista e gli ha dato nulla osta. Gli ebrei dicono no, è fatta male. Sì, vabbè, perché lo dicono? Poi lo vedremo perché lo dicono.
non è fatta male per niente. Benissimo. Quindi, quando tu punto numero uno. Punto numero due, i targumin. Plurale di targum. Già qualche secolo avanti Cristo, ok, le scritture veterotestamentari, quindi il Tanakh ebraico, era stato tradotto dall'ebraico antico all'aramaico, dagli stessi ebrei. Infine abbiamo i rotoli del Mar Morto, che partono dal 200 anche prima avanti Cristo fino al 70, fino al 60-70 dopo Cristo. Quando tu confronti tutti questi testi e confronti i testi di oggi, sono identici. Sono identici. Ci sono delle varianti? Sì, ci sono delle varianti. Ma le varianti non intaccano se non lo 0,1-2-3%, ma adesso a memoria non mi ricordo quanto. Praticamente niente. Ah. Questo non si dice. Sapete che le varianti sono tipo 600, una cosa del genere. E tutti dicono 600 varianti, 600 o un puntino o una lettera o una parola in più che non intacca il fondamento su un totale di più di 3 milioni e mezzo di lettere. Non sono niente. Di queste, pochi veramente cambiano il testo immediato, che a sua volta però viene ridimensionato dal contesto che, ricordiamo, chi studia la parola di Dio conosce il fenomeno ridondanza. Ma non stiamo a spiegare che cos'è, se no sto video dura 200 ore. Ci sono 3.566.480 lettere nell'Antico Testamento, di cui queste vengono intaccate in circa 600 punti, circa, influendo non solo, questo è un dato minimo, ma a sua volta queste come dire divergenze cambiano il testo dello 0,1-2-3%. E questi ufologi cosa vi dicono? No, è che man mano che i secoli sono andati avanti hanno sempre cambiato il testo. Ve lo dico alla romana, siete dei bugiardi. Domanda, perché mentite? È una domanda. Perché mentite? È la gente che piange, sì, grazie che mi hai illuminato, grazie, sì, è vero, sì, ci sono gli alieni nella Bibbia, sì, Dio è un alieno, sì, piangono, aspettiamo tutti quanti gli alieni, e tutti che piangono, no, poi tu gli parli della Settuaginta, gli parli dei manoscritti del Qumran, del Mar Morto, gli parli dei Targumin, eccetera, eccetera, e loro praticamente, no, quello non è vero, non è vero, quello che è vero sono gli alieni, non il resto. Bene. Tutti i manoscritti antichi, tutti, i manoscritti antichi, non solo biblici ma anche extra biblici, quando sono di più presentano delle divergenze, quindi è normale. Solo che la parola di Dio, queste divergenze sono talmente minime che non influiscono affatto sul testo. Voglio ricordarvi, signori e signore, che solo per il Nuovo Testamento ci sono di manoscritti, frammenti, papiri, manoscritti onciali, sono più di 5.700. Per esattezza sono 5.745 fino al 2005. Solo per il Nuovo Testamento. Nel Qumran ci sono 930
papiri, manoscritti, rotoli, eccetera. Poi ci sono i frammenti. I frammenti sono più di 16.000 e questi sono importantissimi, poi vi diremo perché. Oltre a tutto questo, ci abbiamo tutti gli scritti dei padri della Chiesa. Avete mai sentito parlare dei padri della Chiesa? Ireneo, Anastasio, insomma tutta sta gente qua, i padri della Chiesa. Tutti i padri della Chiesa nell'epoca patristica, che ricordo che va dal 100 al 451, hanno citato la Bibbia, ora in un verso, ora in un altro, ora un capitolo, ora un altro capitolo, sia per difenderla, sia per commentarla, eccetera, eccetera, eccetera. I padri della Chiesa, in questo arco, in questo periodo, hanno citato per commentarla praticamente tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Il paradosso vuole che se ipoteticamente, in modo fantasioso, tutti i manoscritti, tutte le Bibbie andassero perse e non rimarrebbe neppur una sola Bibbia, solamente con i commenti dei padri della Chiesa siamo in grado di riscrivere tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. Ci sono troppe fonti per dire queste sciocchezze, che la Bibbia è stata manomessa. Io vi voglio chiamare per nome, non ve la prendiate, ma è la verità, lo faceva anche Gesù. Siete degli ipocriti e dei bugiardi, lo dicono i fatti, lo ripeto, siete degli ipocriti. Abbiate pazienza, voglio un po', come dire, vedi, io purtroppo ho un nome che può essere anche molto brutto, io mi chiamo Alessio, e sai che in greco Alessio significa colui che difende e protegge. Guarda un po', io amo difendere e proteggere la verità della Bibbia, sarà un caso? Non lo so, de facto è così, nel mio piccolo, ovviamente. Bene, passiamo agli ebrei. Passiamo agli ebrei, i nostri cari amici ebrei, noi tutti quelli che ci seguono sanno che noi siamo pro Israele, che amiamo molto gli ebrei, che li benediciamo, che insegniamo alle persone a benedire Israele, c'è il comandamento di amare Israele, di pregare per gli ebrei, insomma questo è scritto in Genesi 12, ma non solo, insomma sono il popolo di Dio e tutto quanto. Però poi dopo c'è, come dire, c'è la dottrina, no, biblica neotestamentaria, che è in contrasto, no, con il pensiero giudaico. E quindi in questo senso qua noi iniziamo una, come dire, una confrontazione su un piano dottrinale. Ecco, è solo questo. Quindi non c'è assolutamente cattiveria, malizia, odio, no, però siamo franchi nel rimanere nella nostra posizione dottrinale cristiana. Benissimo. E gli ebrei in questa, e non solo in questa, diciamo, no, conferenza, in questo dibattito, se ne sono usciti fuori con la infelice frase che la Settuaginta non è affidabile, non è affidabile, che è stata scritta perché doveva essere usato un linguaggio che andava bene per i filosofi di allora, per quelli che insomma non erano di religione giudaica, eccetera, 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 tutte sciocchezze, perché la Settuaginta è vero che è stata scritta su ordine di Tolomeo II, però è stata scritta soprattutto per gli ebrei della diaspora, che erano diverse milionate. Non dimentichiamo che all'epoca c'erano non so quanti ebrei in diaspora, comunque erano diverse milionate, forse 5 milioni dicono alcune fonti, quindi erano molti. La parte più importante era, una delle parti più importanti era la comunità rabbinica ed ebraica che risiedeva ad Alessandria,
un personaggio molto famoso dell'epoca, era, come si chiama? Filone di Alessandria. Molto bene. Quindi non è vero che è stata scritta con questo scopo di usare un linguaggio strano. Se tu leggi la Settuaginta e leggi i testi, diciamo, che attualmente usano gli ebrei, che sono molto più tardivi, sono circa del 1000 d.C., quindi vanno dal 700 al 1000 d.C., il testo masoretico è un testo tardivo. Bene, la Settuaginta a 1000 anni prima è stata scritta, e anche non essendo un linguaggio originale è molto più attendibile per un'infinità di situazioni. Scusate, mi sono raffreddato, abbiate pazienza. Bene. E attraverso i manoscritti del Mar Morto e i manoscritti della Settanta ritrovati nel Qumran, abbiamo scoperto che ai testi del Messia Cristo Gesù circolavano più testi, ma è normale. Ecco. La cosiddetta famiglia proto-settanta, o il testo pre-masoretico. C'era il testo samaritano, poi c'erano i testi che facevano al Qumran, che gli altri non lo sapevano però. E insomma, venivano fatte, no, più traduzioni con i manoscritti, appunto scritti a mano, manoscritti, perché non c'erano le fotocopiatrici. Tra l'altro vogliamo dire che poi con la scoperta della stampa, nel 1400, l'anno esatto non me lo ricordo, no, intorno al 1400, ok, da lì noi abbiamo la piena certezza, ok, che da lì poi il testo è rimasto sempre uguale, perché si facevano appunto le stampe, quindi le così chiamiamole fotocopie. Però a sua volta dall'anno 0 fino al 1400 abbiamo visto che i testi sono rimasti invariati, come attraverso i Targumim, attraverso il Qumran, attraverso la stessa Settuaginta, che tutte queste, ok, ci dicono che il testo è rimasto sempre uguale, benedetto il santo nome del Signore. Bene, ora la versione dei 70 o la Settuaginta, appunto, fu scritta, no, da sti 72 rabbini, o 70 rabbini, come voi vogliate. Benissimo. Ora ci sono dei rabbini, quindi molti rabbini praticamente, come già detto, lo vogliamo ripetere, non convalidano la 70, ma come già detto sono i rabbini moderni che non convalidano la 70. Vogliamo ricordare che il giudaismo moderno nasce su per giù dal 200 dopo Cristo, no? Con, diciamo, la costruzione del Talmud, e quindi da quel momento nasce tutto questo che conosciamo oggi nell'arco dei secoli, poi si è sviluppato, no? E ha sviluppato un suo pensiero. Ma anticamente la versione 70 era molto ben quotata. Ora loro magari ti diranno che no, ma è stata cambiata la versione. Guardate, nei manoscritti del Qumran sono state trovate diversi frammenti della 70 che combaciano perfettamente con tutto ciò che abbiamo oggi. In più noi sappiamo che di questo poi ne parleremo un pochino più avanti, ci sono stati dei dotti ebrei che hanno cambiato, sì, hanno fatto non una 70 ma una versione in greco, e hanno cambiato alcune cose, questo sì è vero, ma non era la 70. Ecco, ora però, benedetto il nome del Signore, vogliamo un attimino adesso però entrare nella parte tecnica di quello che stiamo dicendo. Vi sono alcune divergenze, no, tra la 70, okay, e il testo masoretico.
E queste alcune rare volte che questo accade si rivela importante. È raro che sia, come dire, un intervento, come dire, che contrasta in modo abbastanza forte e radicale, è molto raro, ma che comunque, come già detto, poi viene il tutto ripristinato dal fenomeno ridondanza. Di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente in altri casi, in altri video, scusate. E comunque, come già detto, la percentuale di cambio, di alterazione del discorso poi biblico è dello 0, qualcosa, insomma, 2-3, adesso non me lo ricordo a memoria. Benissimo. Nello specifico, in questo momento, vogliamo trattare l'interazione che vi è tra il Nuovo Testamento e il richiamo che delle volte fa all'Antico Testamento. Per esempio, noi magari leggiamo un testo neotestamentario e si legge come è stato detto dal profeta. Per esempio, un caso su tutti, Matteo. Matteo richiama molto queste profezie veterotestamentarie, perché appunto Matteo è un libro che è stato scritto e pensato per gli ebrei, e quindi lui doveva dimostrare, appunto Matteo, che Gesù è il Messia che il popolo ebraico stava aspettando. Benissimo. C'è per esempio un passo in Ebrei 10 verso 5 e 6 che dice che tu mi hai preparato un corpo. Oh, bene. Ora, nel testo masoretico, ok, non c'è scritto tu mi hai preparato un corpo. Benissimo. Però c'è scritto nella 70. Nella 70 c'è scritto tu mi hai preparato un corpo. Quindi noi vediamo che in linea di massima, ok, tutti i richiami che vengono fatti nel Nuovo Testamento da ebrei, ok, viene utilizzata la versione dei 70, tra cui anche lo stesso Paolo. E ricordiamo che Paolo era un rabbino, cioè non era, come dire, qualcuno potrebbe pensare, un semplice pescatore che non era colto e quindi non era in grado di maneggiare la parola di Dio. Questo, ecco perché, uno dei perché il Signore ha fatto scrivere il Nuovo Testamento per la maggior parte delle volte da un rabbino, e il miglior rabbino che c'era all'epoca. Ok? In quell'epoca lì, appunto l'anno, i primi anni, diciamo, del cristianesimo, era il numero uno, era il più grande rabbino che c'era, perché era appunto il non plus ultras degli allievi di Gamaliele. Quindi più di lui c'era o lo stesso Gamaliele, o insomma, voglio dire, era veramente uno dei più grandi rabbini in assoluto, il rabbino Paolo o Shaul. E infatti poi lui diventerà anche un chachamin nel cristianesimo, cioè un sapiente, tant'è che la stessa scrittura dice che la sapienza di Paolo, questo è un linguaggio biblico, noi magari non lo comprendiamo, però il linguaggio biblico è molto significativo, è un attributo importante che viene concesso a Paolo, quello di diventare un chachamin. Lui stesso dirà l'eccellente sapienza che Dio ha voluto rivelare e riversare in me. Bene. Quindi noi vediamo che questo grande Chachamin, questo grande sapiente, utilizzava, citava tranquillamente la 70. Un'altra notizia importante che vi possiamo offrire a conferma della validità della 70 è che lo stesso Gesù ha citato la 70, e se voi ci fate caso, mai i farisei che conoscevano tutte le scritture, ma gli scribi che conoscevano tutte le scritture, compresi gli stessi sadducei, mai notiamo che hanno, come dire, hanno forse anche pensato che un passo citato dal Cristo non fosse attendibile. Voi vedete che loro l'attaccavano sempre e cercavano ogni pretesto per poterlo attaccare, eppure almeno in due punti non hanno potuto mai attaccarlo: uno sulla veridicità
no, delle scritture da lui predicate, annunciate, eccetera, eccetera. E due, sulla genealogia. Se Gesù fosse stato un impostore, quindi se non fosse stato della linea di reale, ok, che veniva da figlio di David, dal figlio di Davide, l'avrebbero subito denunciato. Ecco perché tutti quanti lo chiamavano, no, figlio di Davide, oltre che figliuol dell'uomo, anche figlio di Davide. E questo è molto importante. Quindi tutti quanti sapevano che Gesù era di discendenza regale. Quindi su questi due punti Gesù non è mai stato, come dire, neanche attaccato, anche perché una delle prime cose che fecero i rabbini, è chiaro, è da immaginare, perché funziona così, funzionava così ieri, funziona così oggi, e funzionerà così anche domani. Cioè, se tu conoscessi un pochino il mondo ebraico, sapresti che la prima cosa, oggi, questo è i nostri giorni, pensa prima, la prima cosa quando tu ti avvicini al popolo ebreo e dici di essere ebreo, la prima cosa che ti chiedono è la genealogia, cioè chi sei. Poi ti fanno il terzo grado, ti fanno mille domande sulla legge, sulle abitudini, sui costumi, e che ti pare, il cognome che c'hai. Il cognome è molto importante, se non hai un cognome ebreo lascia stare, se sei circonciso, insomma ci sono un'infinità di cose. Eppure Gesù citò sempre la versione dei 70 e i rabbini mai obiettarono, i sadducei mai obiettarono, gli scribi mai obiettarono. Lo vediamo nuovamente nei Fatti degli Apostoli, lo vediamo nuovamente nelle Epistole Pauline, lo vediamo nuovamente in tutte quante le altre epistole. Ci sono una infinità di richiami dei passi veterotestamentari, soprattutto delle profezie, e tutte vengono dalla 70, mai nessuno dell'epoca ebbe a fiatare, come dire, a dire nulla in contrario. Quindi facciamola finita di dire, scusate, sciocchezze. Benissimo. Il Salmo 8 verso 5, no? La 70 dice: lo hai fatto un poco inferiore agli angeli. Il masoretico dice: lo hai fatto poco inferiore agli Elohim. Allora qui ci giobbano anche un pochino questi massoni ufologi. Guardate, noi lo spiegheremo, ma Elohim, che è anche un nome di Dio, ma non vuol dire solo, non è utilizzato solo per riferirsi a Dio, viene utilizzato anche per riferirsi agli uomini, di questo parleremo tra un pochino, viene utilizzato anche per riferirsi agli angeli, viene utilizzato anche per riferirsi ai giudici, insomma indica esseri potenti, okay, che vengono, okay, da quel mondo spirituale dove c'è Dio, che può essere riferito sia a Dio sia non a Dio, okay. Quindi non c'è niente di strano dire angeli o dire Elohim, assolutamente. E poi tutto questo che cambia nel contesto generale del messaggio biblico, che ricordiamo non è da prendere in base a quello che è scritto in un solo verso, ma è un discorso che ha un principio e una fine. Il suo principio è la Genesi, la sua fine è l'Apocalisse. Bene. Gli ebrei contestano Fatti degli Apostoli 7:14, potete, io qui ho la Bibbia, ve lo cito, diciamo, a memoria, potete prendere la vostra Bibbia, gloria a Dio, e potete. Fatti 7:14 parla di 75 persone, ok. Ora però, se tu vai a vedere l'Antico Testamento, ok, che soprattutto si rifà, diciamo, bisogna anche vedere che versione è qui, comunque diciamo che il testo masoretico, no, che sarebbe questo, ok, questo è il testo masoretico. Se tu vai a vedere il testo masoretico, che è questo, eccolo qua, non dice 75, dice 70 persone. Allora
Allora, se dice 70 persone, praticamente l'ebreo dice giustamente, perché, per carità, perché dargli addosso? Giustamente, ma anche relativamente, comunque. Dice, ma se fosse ispirato non ci dovrebbe essere questo errore. Poi figuriamoci gli ufologi, no? Che non fanno altro che guardare i piccoli errori, che a parte qui non c'è nessun errore, adesso lo dimostriamo. Ma comunque, cosa fa, diciamo, l'ateo, no? L'ateo va a cercare il versetto sbagliato per radicare tutta la sua fede, per poi smontare, ok, decine di migliaia di versetti giusti che raccontano profezie, storie, dimostrazioni, eventi che appunto, come dire, ci mostrano una dopo l'altra, una volta dopo l'altra, che questo è un libro divino, no? E quindi noi vediamo che tutte queste profezie che, come dire, sarebbe impossibile che si concretizzassero se dietro non c'è una mente come quella di Dio, che è un essere supremo e infinito. Tutto quello non viene preso in considerazione e riversano, negano tutto per riversare tutta la propria fede in un solo punto. Ecco, ci vuole molta più fede in fare una cosa del genere che non viceversa. Benissimo. Quindi loro dicono, no, c'è scritto 70 nel, diciamo, nel testo masoretico, e invece nel Nuovo Testamento c'è scritto 75. Come mai? E quindi il libro non è attendibile. Ok. E io rispondo, e noi rispondiamo, e diciamo, beh, ma noi ci meravigliamo che dei rabbini possano dire una cosa del genere. Noi abbiamo sempre avuto molta stima per quanto riguarda gli studi fatti dai rabbini, e continuiamo sempre ad averla, ma delle volte è veramente riuscita a sorprenderci. Perché voi che avete studiato dovreste conoscere le cose. E allora so due le cose: o voi non avete studiato e quindi siete un po' somari, oppure state in malafede, non lo so. Vabbè, ok. Se voi aveste studiato, sapreste che la scoperta, e qui torniamo al Qumran, la scoperta del secolo, riferendomi al secolo scorso, è stata una sola, quella del Qumran. Qualcuno addirittura ha detto la più grande scoperta, vabbè, mo adesso non voglio esagerare, comunque sicuramente è la scoperta più grande del secolo scorso, è una delle più grandi mai fatte al mondo, non voglio dire che sia la numero uno, ma sì una delle più grandi. Adesso lo dimostro, perché nell'antichità vi sono state tre grandi biblioteche, tra cui la prima è stata la famosa biblioteca di Alessandria, la seconda è quella di Assurbanipal, lì in che era in Ninive, mi pare di sì, la seconda, e la terza era proprio Qumran. E sì, cari amici, perché oggi abbiamo 930 manoscritti, ma ce ne sono in frammenti, di frammenti ce ne abbiamo 16.000. Quindi noi sappiamo che nell'antichità c'erano diverse decine di migliaia di manoscritti. Quindi questo conferma che è stata una delle biblioteche più grandi che siano mai esistite, ma che era una biblioteca clandestina. Quindi possiamo dire che è stato una grande scoperta, una delle più grandi che sia mai stata fatta al mondo. Ecco, benissimo. Se tu avessi indagato, tu che sei ebreo, anche perché queste cose poi si trovano, i manoscritti del Qumran si trovano in Israele. E voglio ricordare che i manoscritti del Qumran che si trovano a Gerusalemme, Dio benedica Gerusalemme, Dio benedica tutti quanti gli ebrei, gloria a Dio. Adesso qui siamo un campo dottrinale e stiamo, diciamo, combattendo una santamente, ma quello che è il discorso dottrinale ci sta, dobbiamo farlo, non c'è rabbia in questo, è normale, lo facciamo con molta franchezza, però come dire, siamo anche un po' pungenti, ma sempre con rispetto e con amore, mi raccomando. Ecco, noi ci teniamo molto a questo. E quindi nella meravigliosa città
del nostro Signore, perché Gerusalemme è la città del nostro Signore, non lo dimentichiamo, ecco, e questo è importante. E Gesù tornerà a Gerusalemme, sai, non tu, quando Gesù tornerà per la seconda volta, che non è il rapimento della Chiesa. Una cosa è il rapimento e una cosa è il ritorno di Cristo, sono due cose diverse, a distanza di 7 anni l'uno dall'altro. Quando Gesù tornerà per la seconda volta, mica tornerà a Roma, dove c'è l'officina del diavolo, o tornerà, che ne so, in Francia, in Colombia, in Africa, in Russia, no, no, tornerà a Gerusalemme e regnerà da Gerusalemme, e la Chiesa tornerà con Gesù a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è la città di Dio qui sulla terra, ovviamente. Poi c'è un'altra che si trova su nel cielo, ma lì non sappiamo molto, alleluia, anche se il Signore ce ne parla abbastanza. A Gerusalemme c'è un posto che è considerato uno il posto più sicuro di tutta Gerusalemme, che è proprio dove hanno inserito e stanno custodendo tutti gli scritti del Mar Morto, appunto il Qumran. Tra l'altro, tra virgolette, è abbastanza ironico, è paradossale, scusate, no, anche un po' ironico, sì, perché no, è sia ironico che ironico, è abbastanza ironico, è quanto sto per dirvi. Quando hanno trovato gli scritti del Qumran, questo è avvenuto nel 1947, intorno a questa data ci sono parecchie profezie, quando hanno trovato questi scritti, in uno di questi scritti c'era scritto: nessuna arma fabbricata su di te prevarrà. Oggi questi scritti si trovano a Gerusalemme, in quello che viene considerato il posto più sicuro di tutta Gerusalemme, ed è un rifugio antiatomico. Cioè che se paradossalmente Gerusalemme riceve non so quante bombe atomiche, praticamente va a fuoco tutto meno che quel posto, perché è un rifugio antiatomico, che a sua volta questi manoscritti scendono sottoterra, vengono completamente coperti da non vi dico quanto acciaio, cemento, insomma è una cosa, c'è una sicurezza incredibile su questi scritti. E infatti, gloria a Dio, la parola di Dio, la Bibbia, come noi diciamo sempre, è l'unico vero patrimonio dell'umanità. Benedetto sia il nome di Dio. Ora torniamo al discorso, che è tutto uno, e quando hanno ritrovato, ok, questi scritti del Qumran, e c'è appunto il passo che è Esodo capitolo 1, verso 5, ok? Che il testo masoretico dice che erano 70, ma nella versione che fu trovata nel Qumran, che ha minimo 2000 anni, quindi non è mai stata toccata in questi 2000 anni, e che di questi scritti qua molti sono datati addirittura 100 o 200 avanti Cristo, ok? Nel rotolo 4Q1 non dice 70 come il testo masoretico, dice 75, esattamente come dice la 70 o la Settuaginta e come dice il Nuovo Testamento. Quindi chi sta in errore non è il Nuovo Testamento, ma è il testo masoretico. Caro signore ebreo, che ripeto, non c'è rabbia, qui siamo in un campo dottrinale e stiamo combattendo diciamo questa elegante ma franca diatriba, ok, e dottrinale. Quindi mi raccomando, io ogni tanto lo ripeto, perché poi non voglio che magari si pensi a male, no, qui in campo dottrinale non si risparmiano colpi, come si dice. Ecco, poi quando abbiamo finito di discutere ci andiamo a prendere un bel caffè, gloria a Dio, ma adesso, ecco, dobbiamo, come dire, fare questa opera di denuncia. Quindi, cari amici rabbini, cari amici ebrei e cari voi, vabbè,
cari ufologi, per me non siete molto amici, perché giocate male, giocate, non giocate bene. Ecco, perché dite proprio una marea di menzogne. E così anche se gli ebrei lo fanno cattiva fede e stanno mentendo, pure loro vale la stessa cosa. Allora non siete troppo amici, perché giocate sporco. Allora se siete ignoranti va bene, però se mentite, se chi lo sa mente, non va bene. Quindi il rotolo 4Q1 del Qumran, riferendosi a Esodo 1.5, parla di 75 persone. Si è sbagliato il testo masoretico, che come già detto è un testo tardo, è del 700, fu iniziato nel 700, fu terminato nel 1000, quindi è tardo e quindi ci può essere qualche errore. Voglio aprire un'altra parentesi, voglio dire che il testo biblico che ci ha consegnato il Dio è perfetto. Lui ce lo ha consegnato perfetto, ma poi noi lo abbiamo ricevuto e lo abbiamo lavorato, e lì ci hanno pensato gli uomini. È chiaro che poi gli uomini, magari qualche piccolo errore può essere uscito fuori, ma questo non annulla il fatto che nel principio non c'era nessun errore. E poi, come già detto, tutte queste cose influiscono lo 0,23% in quello che è il messaggio biblico. Ecco. Anche perché dottrinalmente parlando, come messaggio, che te cambia tra 70 e 75? Dottrinalmente non te cambia niente, come vedi, no? Questi 600 differenze che ci sono niente, tranne qualcuna che però, appunto. Bene, per esempio Ebrei 1.6, no? Dice, quando introduce il primogenito nel mondo, lui dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ecco, questo è il Salmo 97,7. Ora però questo manca nel testo masoretico, manca, non c'è. In compenso, nella 70 vi è presente, e la conferma delle conferme è il Qumran, che ripeto, in 2200 anni non è mai stato toccato, mai, perché nel 70, beh, la sapete la storia, ma io non ve la sto dicendo perché do per scontato che le sapete le cose, no? Sapete qual è la storia del Qumran? Oddio, forse io spesso faccio i video, non spiego niente perché neanche ci penso. Aspetta. Nel Qumran, il Qumran era una comunità di, vabbè, non sto qui a dilungarmi troppo, erano degli esseni, erano eruditi, ok? Non stiamo parlando di gente improvvisata, erano eruditi, ma di alto livello, erano anche degli scribi professionisti, ok? Non era gente improvvisata, che a un certo punto questi qua copiavano testi antichi, ok? E li ricopiavano, perché anticamente non c'erano le fotocopie. Vabbè, questa comunità nasce intorno, non so, al 250, al 300 avanti Cristo, poi sapete tutti la storia, insomma, nel 60 avanti Cristo cominciano le prime rivoluzioni, quindi i romani vengono, prendono possesso forte, poi insomma viene il Cristo, una cosa e un'altra, scoppiano altre rivoluzioni, finché non si arriva al circa il 68 avanti Cristo, quando i romani arrivano e si avvicinano a Gerusalemme, la assediano, e nel 70 dopo Cristo si avvera la profezia detta dal Signore nostro Salvatore Gesù il Cristo. Che succede? Che quando loro vengono ad assediare Gerusalemme qualche anno prima, sono ovviamente il Qumran si trova a 30 km circa da Gerusalemme, e praticamente hanno distrutto tutta la comunità di questi esseni, che era qualche migliaio, e questi hanno preso sti manoscritti e li hanno nascosti in delle grotte, okay.
c'erano centinaia di grotte lì intorno, e di queste centinaia di grotte furono utilizzate 11 grotte, delle quali la 1, la 4 e la 11 sono quelle più importanti, perché hanno nascosto per ben 2000 anni dei manoscritti quali non sono mai stati toccati né manomessi, tant'è che quando il beduino nel 1947 trovò questi manoscritti, qualcuno addirittura lo bruciò perché diceva che profumava, e qualcun altro lo diede ai ragazzini per giocarci col vento, per dire, no? Quindi figurati. E all'inizio, quando questi manoscritti furono portati poi a Gerusalemme per essere venduti nel mercato nero, qualcuno li comprò a 4 soldi. Quando si accorsero di quello che avevano trovato, gli si addrizzarono i capelli a tutti, partirono tutti quanti a cercare questi manoscritti, il che è stata un'impresa eccezionale, perché nel 47 e nel 48 c'è il rimpatrio degli ebrei, e lì in quel tempo si è scatenata una guerra con tutto il mondo arabo che non finiva più, e quindi questi qua si trovavano a lavorare in un conflitto armato, come diciamo a Roma, da paura. Quindi c'è tutta una storia incredibile. In tutto questo tempo questi manoscritti sono stati depositati in modo sicurissimo e non sono mai stati manomessi. Quindi questi manoscritti sono la conferma che i testi che abbiamo oggi sono praticamente perfetti. You understand? Tornando a Ebrei 1:7, che dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio, il testo masoretico non lo riporta, però la versione dei 70, che viene screditata, non dico da tutti, però dalla grande maggioranza dei rabbini, la versione dei 70 lo riporta. Però i rabbini dicono: no, no, quella non vale niente. Ah, non vale niente? 1947 vengono ritrovati i manoscritti del Qumran nel rotolo 4Q di Deuteronomio, praticamente. Lì si trova presente questa frase che cita Ebrei 1:6, che cita la Settuaginta, ma non cita la versione masoretica, ma che cita i testi del Qumran, tra l'altro scritti in ebreo. Qui non stiamo parlando della versione dei 70, perché nel Qumran fu trovata anche la versione dei 70, parecchie parti della versione dei 70 furono trovate, ma qui non stiamo parlando della versione dei 70, stiamo parlando dei testi che gli ebrei utilizzavano, scritti in ebraico, anche per quelle già citate. Per esempio, quando abbiamo parlato del Salmo 8:5 o come dei fatti degli Apostoli 7:14, riferendosi a Esodo 1:5, li parla della versione utilizzata dagli ebrei, scritta nel Qumran in ebraico. Questo è molto importante. Ecco. Quindi noi vediamo che la versione dei 70 è una versione affidabilissima. Il fatto è che agli ebrei non gli va giù per molti motivi. Ecco, questo è un altro discorso. Ecco. Benissimo. Poi, per esempio, Geremia, okay, nella 70 è più corto del 15%. Nel masoretico, scusate il gioco di parole, è più lungo del 15%. Quindi, a quanto pare, ci sarebbe un qualcuno che ha scritto di più. Ma chi è stato? Ecco. Stando alla logica, dovremmo dare più credibilità alla 70, perché anche se non è il linguaggio originale, comunque è 1000 anni più antica la 70, eh? Vabbè, comunque. Che succede? Vengono ritrovati i manoscritti del Qumran in ebraico, e nei manoscritti del Qumran Geremia è esattamente come la 70. Cari amici ebrei, ora, per quanto riguarda invece il rispondere agli ufologi, a sta gente qua che dicono: ah, vedi, allora la Bibbia non è attendibile, questo 15% in più che c'è non cambia niente del messaggio, il messaggio rimane lo stesso, non cambia niente. Quindi, invece di dire sciocchezze, studiate,
Poi, la stessa cosa accade nel libro con un frammento del libro di Samuele, rivenuto nella grotta 4Q, scritto in ebraico, coincide con la 70, ma non coincide con il masoretico. E il Qumran è molto più antico del masoretico, di 1000 anni, anche di più di 1000 anni, anche 1200, 1300, 1400 anni, perché il Qumran nasce intorno al 300 a.C., al 250 a.C., mi ricordo, credo il 300 a.C., sai, credo, e il masoretico viene finito nel 1000, quindi secondo quale frammento prendi può essere antico anche di più antico di 1300 anni, dipende. Comunque non è quello, non so adesso i 100 anni in più, so manoscritti antichissimi. Vogliamo passare adesso a quello che è il caviglio, scusate ma io sono raffreddatissimo. Ci dispiace, siamo, mamma mia, c'ho un po' di influenza, un po' tanta, ma comunque, gloria a Dio, il cavillo degli ebrei è Isaia 7,14. Che succede? Che gli ebrei, che erano tutti rabbini, erano 72 rabbini, cioè non è che stiamo parlando di 72 che ne so, facevano, tagliavano gli alberi come mestiere, con tutto il rispetto per chi taglia gli alberi, erano eruditi, erano ebrei, erano rabbini. Sicuramente erano di discendenza rabbinica, erano esperti non solo nella legge ma anche in giudaismo, eccetera, eccetera. Erano esperti in lingua ebraica, erano esperti in greco antico. Alla fine fecero convalidare il tutto dal sommo sacerdote. Insomma, quando hanno fatto questa traduzione, non è che l'ha fatta, ma per cortesia. Ecco, no, non va bene, non va bene, non va bene, se non va bene, va bene, che vi devo dire io? Loro si arrabbiano perché in Isaia 7,14, ok, nella Septuaginta, praticamente, la vado a prendere, eccola qua, nella Septuaginta, se tu vai a aprire 7,14, Isaia, Cantico, Jobs, Shesani, Iona, Isaia, eccolo qua. Isaia 7, eccolo qua. 7,14, a un certo punto quando dice partorirà, dice Partenos. Ce l'ho in giallo, eccolo qua, non so se si vede. Vabbè, ma qui non si vede niente. Comunque, no, la trovate pure su, come si chiama, su internet. E trovate, credo che la trovate, no, aspetta, il Nestle Alan che trovate su internet, la Settuaginta, no, io l'ho trovata, no, l'ho trovata e me la so pure scaricata, pensa, no, la Settuaginta c'è in internet, se volete, la trovate, ebrei 7, sì, ebrei, Isaia 7,14, parla di Partenos, che in greco Partenos significa vergine. Quindi quando il testo masoretico dice non dice la giovane donna, poi di questo parleremo, dice Alma, loro traducono con vergine, non dice giovane donna, dice Alma, ecco. Adesso l'ebreo dirà, ah, tu sei un ignorante e sei anche un bugiardo, perché Alma significa giovane donna e Betulà significa vergine. Beh, ma noi siamo qui per questo, per parlare di questo. Vediamo. Vediamo. Domanda, quante volte appare Alma nel Tanakh? Domanda. Adesso ce l'ho un attimino col mondo farisaico, col mondo giudeo. Domanda. Quante volte appare Alma nel Tanakh? 7. E Betulà?
più di 50. Benissimo, quindi ci rendiamo conto intanto che 7 è un numero speciale, lo sai, no? Non è che ti devo insegnare niente. 7 è un numero speciale, non è un numero così. I numeri più importanti nella Bibbia sono due, il 3 e il 7, e tutte e due sono divini, guarda caso. Appare 7 volte, benissimo. Bene, e andiamo un attimino a vedere queste 7 volte nel testo ebreo, nel testo, diciamo, nel Tanakh. Quando lo troviamo, vediamo che cosa dice. Per esempio, il Salmo 68, verso 26, per esempio, troviamo il termine alma, che lo troviamo però, se non vado errato, al plurale, quindi alma è femminile. Come si forma il plurale del femminile? Il maschile si forma in im, il plurale si forma in ot, salvo rarissimi casi dove l'im può essere anche femminile, ma se contano con le due mani, insomma, sono rari. Allora, abbiamo detto Salmo 68, fammi vedere se è veramente al plurale, Salmo 68, verso 26, 68, eccolo qua, sì, al mot, fanciulle, al mot, troviamo, no, il, come dire, il termine alma lo troviamo al plurale. Ora però in questo passo non ci dice niente, per quello che ci interessa, non parla se sono vergini, se non sono vergini, quindi ne prendiamo atto che è presente, ma il passo non allude a questo, non ha questo compito. Bene, in Esodo 2,8 troviamo la stessa situazione, ricordate Miriam, la sorella di Mosè? Ecco, si parla anche lì di Alma, ecco. Però anche qui, come in precedenza, non si viene a dimostrare nulla, il testo non si occupa di questo, quindi no, il testo non gli interessa dirci se Miriam era vergine oppure magari non era vergine ed era una prostituta, eh? Che dici? Domanda. Miriam, ti voglio far riflettere, la sorella di Mosè era, che si doveva sposare tutto quanto, era vergine o era una prostituta? Domanda. Mi pare che in teoria, per come conosciamo il giudaismo, doveva per forza di cose essere vergine, eppure viene chiamata al mare. Però vabbè, dai, non vogliamo, come qualcuno potrebbe dire, stai forzando la scrittura, gli vuoi far dire quello che a te piace, va bene, ok, benissimo, time out. Allora, Esodo 2,8, Miriam dice, Alma, giovane donna, non si sa se era vergine o magari no, vabbè, andiamo avanti. Genesi 24,16, ah, eccolo qua, Genesi 24,16. Chi ci abbiamo in Genesi 24,16? Dove sta la Bibbia? Prendo direttamente il testo in ebraico antico. Allora, testo in ebraico, Bereshit 24, Bereshit 24, 16, ok, eccolo qua, Bereshit 24, 16 parla, e parla di Betulà, parla di Rebecca, e dice che Rebecca, prendo pure il testo in italiano, quindi, allora, così li confronto. Allora, Genesi 24. Allora, abbiamo detto, la fanciulla era molto bella, d'aspetto vergine,
Ah, poi questi ufologi, no? Dicono che quando i patriarchi, no? Tipo Giacobbe, vedevano una bella, no? Tipo Giacobbe che vide le due figlie di Labano e le piacque una, ah, perché questo andava dietro una perché era bella, e tutti che si scandalizzano, come se che cosa ci fosse qualcosa di strano, e quindi vanno ad attaccare la parola di Dio, e quindi praticamente fanno leva su quello, come dire: vedete, la parola di Dio non è attendibile. Cioè, ma questa gente non ci sta con la testa, vabbè, lasciamo stare. La fanciulla era di aspetto bello, era vergine, e uomo alcuno non l'aveva conosciuta. Quindi la fanciulla era vergine, il termine usato non è alma, e Betulà, eccolo qua. Quindi ve Hanarach Tova, no Tov, Tova perché è femminile, Tova, Mare, Meod, Betulach, Ve Ish Lo, e uomo non, Lo non, Veda Ach, Vahired, non conobbe lei. E poi è scese, Vahirech è scese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che Rebecca era vergine, il termine che viene utilizzato, ok, come abbiamo visto nel verso 16, è Betulà, ok, quindi Betulà viene usato, e qui abbiamo, qui dice proprio che ve ish lo yedaach, e uomo, ve ish, congiunzione ve ish, uomo, lo, non, ve da ach, non conobbe, ok, quindi viene proprio detto che nessun uomo la conobbe. Conoscere nella scrittura implica un rapporto sessuale, secondo di quello che si sta parlando, ok. Questo è un classico, come è scritto: Adamo conobbe sua moglie e partorì, conobbe, conoscere, ecco. Quindi noi vediamo che Genesi 24:16, ok, usa la parola Betulah. La 70, ok, la 70 traduce con Partenos. Partenos. Quindi Partenos è in greco antico, intende proprio vergine, tranquillamente. Ora però c'è un problema. Perché se noi andiamo a Genesi 24:43, lo vado a leggere prima in italiano, ho sbagliato, eccolo, Genesi 24, 43, Genesi 24, 43, ecco. Ecco qua, Genesi 24, 43 recita: ecco, io mi fermerò presso a questa fontana di acque, avvenga dunque che la vergine che uscirà per attingere, la quale dicendo, eccetera, 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 benissimo. Andiamo a vedere il testo masoretico, quello che dice. Nel 43, quindi voltiamo, eccola qua. E dice: Ine, ecco, Anochi, io, Niav al Ein, Hamaim, Hamaim, acque, Hamaim, Vechaya, e sarà Ha Almah, e sarà la fanciulla, la vergine, Ha Almah. Cioè, qui praticamente dice che, vedete, masoretico, parlando sempre di Rebecca, ok, nel verso numero 16 la Rebecca la chiama, ok, la chiama Betulà e dice che è vergine. Poi nel verso sempre dello stesso capitolo 43 la chiama Almah, ma stiamo parlando sempre della stessa persona che in precedenza ha specificato che era vergine, e che non solo specifica che è vergine, ma specifica pure, quindi c'è una ridondanza, specifica pure, guardate, che è vergine, che non ha conosciuto un uomo. Di questo poi parleremo un pochino più avanti.
E quindi c'è proprio lo specifica nel verso 43, dice Almach. Quindi Almach può tranquillamente voler essere utilizzato anche per indicare una vergine. Lo stiamo vedendo direttamente dal testo, perché se tu prendi il vocabolario di ebreo, ok, te lo mette nero su bianco che Betulah, eccolo qua, il vocabolario di ebraico, poi c'ho lo Strong, c'è una marea di vocabolari. Normalmente Betulah te lo classificano in modo tassativo come vergine e Almach come giovane donna in età di matrimonio, ma che c'ha 12 anni e mezzo! Di questo ne parleremo tra un pochino. Quindi Almach, domanda, può essere utilizzato per indicare una vergine? In Genesi 24 lo dice di sì. Infatti la 70, sempre in Genesi 24:43, dice Parthenos. Bene, da notare che Almach ha un maschile, se voi andate e prendete il vocabolario, troverete che Almach c'ha un maschile. Qual è il maschile di Almach? Elem, ah no scusate, Elem, perché è doppio segol, quindi accento sulla prima, sulla prima E. Come dire, no? Alcuni dicono Melech, no, è Melech, perché due doppio segol, accento primo segol. Quindi, Elem. Ora, se noi andiamo in 1 Samuele 17:56, David era un Elem, un giovane fanciullo. Possiamo pensare che David non era vergine e che era un donnaiolo, conoscendo il carattere di David, un uomo altamente gradito da Dio, scelto proprio per quel cuore che aveva, un fanciullino? Domanda. Possiamo pensare che non era vergine, che era un donnaiolo a quell'età, adolescente, 12-13 anni? Se lo vuoi pensare. Vedi anche 1 Samuele 20:22. Elem. Bene. Domanda. Almach può essere utilizzato, oltre che per indicare una vergine, per indicare una che non è vergine, che è una poco di buona? Sì, può essere utilizzato. Infatti, Proverbi, capitolo 30, verso 18, presenta il termine Almach proprio per descrivere una meretrice, una poco di buono. Ah. Adesso i rabbini stanno godendo, a parte che già le sanno queste cose i rabbini, non è che gli devo insegnare niente, ci mancherebbe, ne sanno molto più di me. Bene, ora però io però voglio un attimino rigirare la situazione e dire sì, è vero, Almach può essere utilizzato anche per quello, ma mi pare che pure Betulah però non è detto che sia tassativo il fatto che venga utilizzato per indicare una vergine, o no? O ti sei scordato la scrittura? Ti ricordi mai? Ti sei scordato quello che dice Esther? Capitolo 2, i versi 2, 3, 17 e 19? Che a un certo punto noi vediamo che queste ragazze erano vergini e viene utilizzato il termine Betulah, poi vediamo che queste ragazze perdono la verginità e dopo aver perso la verginità, indovinate come vengono considerate? Betulah. Cari amici, ecco perché, vedete, se fa presa di stare insieme non vale niente, questo non vale niente, o gente che si mette a far video e non capisce niente, c'è sta gente, Dio mio che gente che gira, c'è sta uno che non sa neanche l'alfabeto italiano, non lo conosce. E si mette a fare video e dire, dopo aver ascoltato sti ufologi, dovete andare e dovete imparare l'ebraico e quando l'avete imparato venite da me e parlate, veniamo da te che non sei capace neanche a dirmi l'alfabeto italiano.
Ma mi faccia il piacere, ma per cortesia, ma si vada a fare una passeggiata. Fomentati, adesso c'è questa moda, vabbè. Cioè, noi trattiamo le scritture da bambini, veramente da bambini. Io considerate che io a 15 anni stavo già in missione in Amazzonia, e quindi non è un giorno che noi stiamo lavorando, diciamo, con i testi sacri, che Dio benedica la sua parola. Mo arriva uno con due video che si è visto e si mettono a dire sciocchezze. No, perché la Bibbia dice è stata cambiata, voi non conoscete i linguaggi, tutti che piangono. Sì, nella Bibbia ci sono gli alieni, Dio è un alieno. Sì, guarda, un alieno probabilmente è tua suocera che ti picchia tutti i giorni e ti ha fatto perdere la testa. Mi sa tanto, con tutto rispetto per le suocere, un saluto a tutte le suocere. Dio, sapete che Dio vuole bene anche alle suocere? Ho fatto una battuta, abbiate pazienza. Benissimo, Gioele 1,8. Lamentati come una vergine, Betulà, cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Come? Lamentati come una vergine cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Lo sposo della sua giovinezza, cioè era sposata nella sua giovinezza, poi l'ha perso lo sposo, quindi è stata sposata. Mi pare che quando uno è sposato, no, perde la verginità. Come viene chiamata nel testo, diciamo, masoretico? Betulà, eppure non è vergine. Quindi cosa dicono i nostri cari amici rabbini? Che la 70 in Isaia 7,14 non è attendibile. Beh, noi abbiamo fatto un po' di esempi e mi pare invece che sia molto attendibile, perché Almah può tranquillamente voler dire vergine e Betulah, che quasi sempre significa vergine, ma capita anche che può non voler dire vergine. O vi era sfuggito questo? Non vi era sfuggito, perché voi che siete rabbini siete molto più preparati di noi pastori nel vostro campo. Anzi, io non sono un professore di ebraico, il mio ebraico è un ebraico umile, conosco le regole e tutto quanto, però è un ebraico umile, leggo col ditino, insomma non sono un professore, però voglio dire, quel poco che so lo leggo tranquillamente e mi metto anche a fare le traduzioni, eccetera, eccetera, mi è più che sufficiente per leggere un testo e esporlo. Voi invece, voi siete professori, voi rabbini, non siete come me, come noi, voi siete professori, siete dottori in questa lingua, questo è molto bello. Comunque io vado sempre avanti con gli studi perché mi piace molto studiare tutto ciò che è biblico e anche la cultura ebrea mi piace molto, insomma io voglio molto bene a Israele e agli ebrei ovviamente, però adesso ci stiamo un attimo confrontando, no? C'è questo confronto è sempre fatto con molto rispetto. E quindi voi che siete molto più bravi di noi, e le sapete meglio, cioè se le so io che sono un pastorello, non le sai tu che sei un rabbino? Ma io mica mi paragono con te, lo so che sei molto superiore a me. Però, come si dice, carta canta, verbo volant, qualcuno disse, no, scritta manent, ah giusto, scritta manent e verbo volant, benissimo. Quindi, Gioele 1,8, vediamo che così non è. Bene. Interessante no notare come nella parola di Dio ci sono, è vero è che è tipico della parola di Dio, ma delle volte ci sono delle ridondanze particolari, come quella che abbiamo visto in Genesi 24,16, quando dice, era Betulah, era vergine, e poi dice, era vergine e non conobbe mai nessun uomo. Aspetta un po' un attimo, ma se è vergine, ma è normale che non ha conosciuto mai nessun uomo? Ma è chiaro, ma è normalissimo. Allora perché me lo dici? Perché me lo dici? Dice, no, vabbè, ma questo, ma questo.
dice, ma è tipico anche del linguaggio biblico, no? Che ne so, metti anche Genesi 11:30 e altri passi, Giudici 21:12, no? Che ripetono molto. Sì, ho capito, però è altresì vero, gloria a Dio, che tutto sommato, se vuole enfatizzare, vuol dire che tutto sommato, mai visto mai qualcuno non avesse capito bene che era vergine, perché tutto sommato, come già visto, ci sono casi dove Betulah può essere utilizzato per indicare una non vergine, come abbiamo visto ci sono questi casi, e Almah viene utilizzato, anche se più raro, forse, non è detto, secondo me no, e non solo secondo me, adesso lo dimostreremo, viene utilizzato per usare in linea di massima, possiamo dire che Almah viene utilizzato invece anche per definire lo stato di una donna come vergine, e altre volte invece no. Però viene più usato Betulah, però non è tassativo. Quindi lo ripete, Genesi 24:16, lo ripete, era Betulah, l'H finale è muta, Betulah, l'H finale è muta, quindi Betulah era vergine, però precisa, e non conobbe nessun uomo, quindi se non sei capito io te lo dico. Bene, a complicare le cose di questi termini, abbiamo la 70, ebbene sì cari amici, pure la 70 ci si mette, perché per esempio ricordate la storia di Dina, che si trova in Genesi 34, a un certo punto Dina nella 70, no, troviamo la storia scritta in greco, quando viene violentata, ricordate, no, Dina che ficcò il naso dove non doveva e venne violentata. E che succede? Che dopo che viene violentata, dopo, nella 70 in greco antico, continua ad essere chiamata Parthenos, ma come? Ha perso la verginità? E continua a chiamarla Parthenos? Sì. E mica una volta, due volte. A proposito di versione dei 70, la versione dei 70 è una, poi furono fatte più copie eccetera eccetera, però oltre a questa versione gli ebrei nel secondo secolo dopo Cristo ci furono alcuni grossi eruditi di nome Aquila, Teodozione e Simmaco, che presentarono una versione in greco, appunto per far girare, e alcuni si sbagliano e pensano che questa sia la 70. Non è la 70, questi erano tre ebrei, ok, che ovviamente non volevano avere nulla a che fare col cristianesimo, ecco, e hanno fatto un po' quello che hanno fatto. Quindi nel fare un po' quello che hanno fatto, hanno tradotto Isaia 7:14 con Neanis. Beh, era da aspettarselo, ma quella non è la 70. Quindi quando qualcuno vi dice, no, perché c'era, vedi, c'erano più versioni qua e là, non ve fate bugerà, lasciate stare, perché la gente mente oppure è ignorante. Conclusione, vogliamo concludere. Nell'antichità, noi abbiamo fatto anche un video come si faceva il matrimonio, molto bello, nel matrimonio diciamo ebreo antico si vede chiaramente il rapimento della chiesa, ma questa adesso è un'altra storia. Nell'antichità il matrimonio si faceva come contratto. Quando la donna era in età di matrimonio, e questa età scattava ai 12 anni e mezzo, si faceva il contratto. Il padre firmava il contratto e la, diciamo, la persona che si doveva sposare,
questa fanciulla firmava il contratto. Nel contratto veniva dichiarata la verginità della donna, anche perché questa doveva essere garantita in virtù del fatto che vi era in essere prima, oggi e sempre nel giudaismo la legge che stabilisce che la donna, e anche l'uomo ovviamente, adesso stiamo a parlare della donna, deve essere vergine, non può essere non vergine. Se la, e veniva data una somma, ok, al padre della fanciulla, ok, in virtù appunto di questo matrimonio. Nel contratto veniva specificato che qualora la donna non fosse, la ragazza, la fanciulla non fosse stata trovata vergine, il padre della fanciulla doveva restituire al pretendente non solo la somma, ma il doppio. Quindi praticamente da quel momento il padre della fanciulla smetteva di dormire. 12 anni e mezzo, praticamente non c'erano i fucili all'epoca, ma la controllava col fucile. Perché ahi, se perdeva la verginità, prima doveva restituire il doppio della somma pervenuta. Pervenuta insomma, che stabilita insomma, primo. Secondo, che era ancora più grave, perdeva anche la figlia perché veniva lapidata. E poi mi vengono a dire che Alma non è non vuol dire vergine, no, non vuol dire vergine, non vuol dire vergine, ok. Alma, quindi Isaia 7:14 non vuol dire vergine. Scommetti che invece ti dimostro che voi stessi dite che vuol dire vergine. Quanto ci scommetti? Te lo faccio vedere qua la telecamera. Guarda. Guarda che faccio. Eccolo qua. Ti metto il computer. Allora, vediamo. Adesso internet, eccolo qua. Allora, come voi vedete, qui sto in Torah, vado in Torah.it. Eccolo qua, Torah.it, aspettate che, se no non vedo niente. Ok, Torah.it. Se io vado praticamente... in una traduzione che si trova qua, che mo io però non mi ricordo dove sta, allora vediamo se è questo, no. Allora, e mi ricordo più dove sta. Com'è che mi sono dimenticato? Ah, forse questa è biblioteca. Ah, sì, eccolo qua. Ok, biblioteca. Allora, vado in Torah.it, poi vado in biblioteca e poi vado... faccio CTRL F e faccio prima Isaia, eccolo qua, c'è il libro di Isaia, ci clicco dentro, eccolo qua, ci sono tutti i capitoli dall'1 al 66, è il primo, è il libro scritto da Isaia direttamente dalla comunità di Roma, ok, il testo è stato tradotto dal rabbino Chair Halevi Letteris, ok, quindi è stato un rabbino, ok. Ora clicco dentro, eccolo qua, e qui ci sono i primi 20 capitoli fatto appunto da questo rabbino. Fammi vedere se sto riprendendo. Sì, ok, quindi testo ebraico con traduzione a fronte del rabbino Meir Halevi Letteris, e mi vado a cercare il capitolo 7. Capitolo 7. Allora, capitolo 6. Eccolo qua.
capitolo 7, mi vado a cercare il verso numero 7, anzi il verso 14, che sto dicendo, sto dando i numeri. Eccolo qua, questo è il capitolo numero 14, eccolo qua. Vado un attimo a leggere qui, eccolo qua, qui c'è scritto, aspetta che non vedo, qui se vede proprio male, dice Anashim ki halu gam et Eloha lachen iten enai hu lachem ot chine. Ecco, chine orsu, ecco, chine è un'espressione di esultazione. Chine, ha articolo, ha alma, ecco la giovane, alma, come traduce? Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la Vergine concepirà. Ecco a voi la dimostrazione di quello che io vi sto dicendo. Quindi, cari amici in ascolto, se noi entriamo nel sito italiano di www.torah.it, la traduzione fatta appunto da questo rabbino, gli ebrei italiani traducono tranquillamente il termine Alma come vergine. E qui non è solamente un rabbino, perché vogliamo ricordare che si trova nel sito ufficiale della Torah.it, quindi del rabbinato italiano, ed è curato niente meno che dal carissimo rabbino di Segni, che Dio lo benedica. Quindi vuol dire che lui avalla questo, e non solo, a sua volta tutto quanto il rabbinato italiano conosce questo sito, conosce questa traduzione, l'hanno pubblicata, vuol dire che l'avallano con tranquillità. Quindi Almah significa tranquillamente vergine. Quindi perché molti rabbini tirano sassi e pietre e sanpietrini alla 70 o alla Septuaginta, soprattutto additando il passo di Isaia 7,14 che viene tradotto dai stessi rabbini Partenos, quindi vergine? Domanda. Non regge. Non regge. State sbagliando. Bene. Le tre biblioteche più famose del passato sono state appunto quella di Ninive, già detto, da Assurbanipal, anzi quella prima quella di Alessandria, poi quella di Ninive, di Assurbanipal, e la terza quella di Qumran, con questi 900 scritti, 930, più 16.000 frammenti, eccetera, eccetera, eccetera. In 11 grotte e tutti questi scritti sono custoditi, no, in un rifugio atomico. Benissimo. Ci sono alcuni scritti rinvenuti in queste 11 grotte, in particolare parliamo della grotta numero 4, ma non solo, ma soprattutto sono stati rinvenuti nella grotta 4. Quelli della grotta 4 sono stati il Q112, 113, 114, 115 e 116. Ecco. E poi ce ne sono altri che si chiamano, mi pare, l'1Q72, 6Q7 e 1Q42 integrato alla 70. Vabbè, comunque. Bene. E tutti questi scritti, che vanno dal 112 al 113, 4Q, 4 sta per grotta 4, 4 Qumran, che vanno dal 112 al 116, sono perfettamente uguali alla versione dei 70. E come già detto, sono stati custoditi per ben 2000 anni. Quindi, come vedete, abbiamo una infinità di prove
sia nei confronti della 70 o della Septuaginta, che questa appunto è una versione fedele ai testi originali, e sia anche una prova nei confronti di tutte le versioni che oggi girano nel mondo e che a sua volta appunto vengono tradotte appunto da tutti questi testi. Quindi le scritture veramente sono molto fedeli. Oltre a questi scritti di Daniele abbiamo diversi, diciamo, scritti per quanto attiene i ritrovamenti della 70, sempre appunto nelle grotte del Qumran. Bene, ora dobbiamo dire che oltre a tutto questo furono fatti molti altri ritrovamenti nella famosa isola cosiddetta Elefantina, che si trova in Egitto. Ecco, e furono trovati in questa isola Elefantina, che è molto famosa, molti papiri del libro di Daniele, i quali furono scritti in un aramaico antichissimo chiamato aramaico imperiale babilonese. Ecco. Circa questo aramaico imperiale babilonese, no? Appartiene, diciamo, al V secolo avanti Cristo. E questi questi scritti dell'isola di Elefantina sono perfettamente a sua volta uguali agli scritti rinvenuti nel Qumran. Quindi non capisco perché questo accanimento da parte, diciamo, di una buona parte del rabbinato nei confronti del libro di Daniele. Non vogliamo dimenticare che vi fu un periodo che praticamente veniva proibito da parte del rabbinato, ok, sia leggere il libro di Daniele che contare le 70 settimane di Daniele, tant'è che praticamente fu fatto, diciamo, una sorta di decreto dove il rabbinato diceva: maledetto chiunque conti le 70 settimane di Daniele. Questo è molto grave, benedetto il nome del Signore. Bene, il libro di Daniele è un libro straordinario. È un libro che ha fatto delle profezie che sono uniche, che mai nessuna profezia è stata simile a queste, tant'è che ci portano fino ai nostri giorni. Il libro di Daniele parla di molte cose, per esempio parla che Babilonia, l'antica Babilonia, fu fatta, no? Fu costruita da Nabucodonosor, ecco. Per una infinità di tempo fu sempre derisa questa posizione da parte degli atei e fu detto che invece non era vero, finché poi non furono trovati una infinità di reperti archeologici dove appunto si dimostrò quanto la Bibbia diceva. Questo è scritto per esempio in Daniele 4:30. Se invece andiamo a leggere Daniele 5:30, troviamo che Baldassar fu l'ultimo re di Babilonia. Ecco, ora di questo non ne parlarono i romani, non ne parlarono i greci, non ne parlò nessuno, e quindi praticamente veniva derisa la parola di Dio. Finché appunto non furono trovate molte tavolette, credo di argilla, adesso non ricordo, dove veniva proprio detto questo, pensate, e tutti gli atei dovettero stare zitti. Però poi quando gli atei vengono azzittiti riscontriamo puntualmente che questi non chiedono mai scusa. Benissimo. Daniele 11:4 ci parla della nascita della Grecia, ci dice che sarebbe stato un impero conquistatore, che questa sua conquista sarebbe stata veloce, quindi rapida, e che poi sarebbe cessata e che questo regno si sarebbe diviso in quattro. Chi conosce la storia sa perfettamente che tutto questo si è adempiuto. Tant'è vero che, specialmente il capitolo 11 di Daniele, è sempre
stato odiato dagli atei, perché praticamente il capitolo 11 ti rivela la storia, praticamente sembra che stai leggendo il giornale, e è talmente preciso che nessuno credeva, degli oppositori della parola di Dio, che era un libro antico, e che pensavano che era stato scritto dopo degli eventi. Invece con il Qumran noi sappiamo perfettamente, e non solo con il Qumran ma con tantissimi altri, come dire, la stessa Septuaginta, sappiamo che Daniele esisteva già, è stato scritto molto tempo prima. Benedetto il nome del Signore. Insomma, cercano sempre di screditare la Bibbia e anche di screditare il libro di Daniele. E i rabbini cercano di screditarlo perché ivi viene datata viene datato diciamo l'arrivo, la manifestazione del Messia, e altre diciamo altre realtà, forse quella cattolica, possiamo dire che non è che amano molto questi tipi di scritti del Qumran, perché comunque parlano dei 10 comandamenti. E noi sappiamo che nel catechismo i 10 comandamenti sono stati completamente ribaltati, cioè il testo biblico dice una cosa, nel catechismo praticamente c'è stata questa mega modifica, mentre invece nel Qumran tutti questi sono stati ritrovati, questi documenti, questi manoscritti antichi, e parlano, ok, di questo. Ecco perché per più di 50 anni non si è mai parlato del Qumran in maniera circoscritta degli scritti biblici, ma piuttosto si è posta l'enfasi in tutti quei manoscritti che vertevano su altri oggetti, quali appunto in cosa, diciamo, cosa scrivevano gli Esseni. Vorrei soffermarmi un attimino, scusate, su una favola che ci raccontano, chiamiamoli amici, i nostri amici ufologi, che praticamente loro dicono: sapete che il testo, diciamo, ebraico, il testo masoretico, nessuno è in grado di leggerlo, e che neanche gli stessi ebrei sono in grado di leggerlo. E sapete perché, dicono loro, perché non è vocalizzato, quindi una parola può voler dire qualunque cosa, ci puoi mettere la vocale che vuoi e gli puoi far dire quello che tu desideri. Pensate, poi dicono, neanche gli stessi ebrei sono in grado di leggerlo. E tutti che piangono, sì, grazie, finalmente dopo migliaia di anni qualcuno ci ha portato la luce. Poi loro dicono: no, ma queste cose si sono sempre dette. E noi rispondiamo: beh, certo, la menzogna c'è sempre stata, non è una cosa nuova, ma è sempre stata smentita, solo che viene detta solamente una parte di quello che loro chiamano la storia. Benissimo. Allora, tanto per cominciare, vi vorrei far notare qui, adesso io vi apro un periodico. Eccolo qua, adesso lo vado a cercare. Ecco, questo è un periodico ebreo, eccolo qua, come potete vedere qui le vocali non ci sono, e praticamente gli ebrei ancora oggi leggono i testi non vocalizzati, quando queste non sono scritte. Ah, questo. Poi il fatto che nessuno avrebbe decifrato diciamo quello che realmente si troverebbe scritto nel testo, denota una grande ingenuità da parte del pubblico che ascolta queste cose, e anche una grande mancanza di conoscenza elementare della storia. Un esempio su tutti: abbiamo il famoso episodio, no? della stele di Rosetta, okay, che fu trovata, diciamo, all'epoca di Napoleone, quando Napoleone arrivò in Egitto
per conquistarlo. Noi sappiamo chi ha studiato queste cose, che con Napoleone no, si apre il mondo dell'archeologia. Infatti Napoleone portò più di 100 eruditi, archeologi, studiosi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è tutta una storia. Praticamente un soldato, in modo fortuito, trovò una pietra di circa 1,70 m, una cosa del genere, chiamata appunto la stele di Rosetta. Questa stele di Rosetta era scritta in tre lingue: una era l'egiziano corrente antico, poi c'era il geroglifico egiziano e infine c'era il greco. Ecco. Allora, siccome nel testo greco finiva appunto con la frase che questo deve essere, diciamo, proclamato in tutte le lingue, si è capito che praticamente quello che vi era scritto in greco, che il greco si è sempre conosciuto benissimo, era scritto anche nelle altre due lingue. Ora però queste altre due lingue praticamente erano più di 2000 anni che non si parlavano, soprattutto per quanto attiene quello scritto di geroglifici, e quindi nessuno è stato in grado, no, era in grado di leggerlo, nonostante poi ci fosse anche il testo in greco. E quindi ci fu una corsa, perché poi ci fu la famosa battaglia tra inglesi e francesi. Alla fine vinsero gli inglesi, quindi i francesi dovettero consegnare la stele di Rosetta, però a sua volta i francesi non erano sciocchi, se sì l'hanno consegnata, però si sono copiati quello che c'era scritto. E vabbè, c'è tutta la storia e comincia la corsa, e praticamente loro sapevano che se loro avessero decifrato quello che vi era scritto in quella stele, avrebbero aperto le porte alla comprensione di una lingua. Ecco. Passarono alcuni anni quando un giovanotto francese, insomma c'è tutta la storia, fu preso per pazzo perché si era rinchiuso dentro una stanza H24 a studiare insomma alla fine questo qua riesce, dopo una lunga storia durata alcuni anni, riesce a decifrare quello che c'era scritto, ok, in questa stele. Da lì praticamente, una volta decifrato quello che c'era scritto in quella stele, praticamente aprono il mondo alla comprensione della lingua, diciamo, egiziana antica, scritta in geroglifici. Benissimo. Quindi una volta decifrato un frammento, poi si può decifrare tutto. Benissimo. E questa è storia. È, come dire, è la base, è quello che si insegna alle elementari, per così dire. I testi biblici, che non sono così complicati come quelli egiziani, ok? Sono molto più semplici, non è che sono stati decifrati adesso, si sono sempre conosciuti. Ecco. Leggere un testo, diciamo, di ebraico antico non è come leggere un demotico, no? Perché la stele di Egitto, una parte era scritta in greco, una parte in demotico, che era la lingua, diciamo, corrente, no, dell'antico Egitto, e poi c'era quella ancora più antica che era il geroglifico. Il testo ebraico è molto più semplice e comunque si è sempre conosciuto, gli ebrei lo hanno sempre conosciuto, e praticamente si è sempre saputo quello che il testo dice. La conferma che si è sempre saputo che quello che il testo dice, quello risale nella storia, confermata dall'archeologia. Cioè, noi lì leggiamo, sai che esisteva Ninive, poi Ninive è stata trovata, sai che Babilonia è stata conquistata e poi Babilonia abbiamo scoperto che effettivamente aveva quelle misure ed è stata conquistata, sai che Nabucodonosor ha conquistato Babilonia e poi effettivamente abbiamo riscontrato che questo è avvenuto, sai che questa profezia dice questa cosa e poi in verità riscontriamo che questa profezia è, come dire, si è perfettamente concretizzata. Oltre a tutto questo c'è l'ulteriore conferma del testo greco,
che molti, siccome è una grande prova, cercano di screditare, no? In tutti i modi, e chi si occupa, diciamo, del dio alieno eccetera eccetera, per screditare il testo greco dice no, ma gli ebrei per esempio non lo accettano, no? E quindi negano la realtà. Quindi dire che il testo biblico è incomprensibile perché non è vocalizzato, cari miei, non è che vi stanno prendendo in giro, vi stanno proprio dicendo: siccome voi siete stupidi, noi possiamo fare di voi quello che noi vogliamo, quello vi stanno dicendo. Poi quando arriva uno e vi dice la verità, a quello non gli credete, perché è classico, questo è proprio un classico, classico. È stato fatto per esempio il nome in Isaia 44:28 di Ciro, cioè nel 750, tra il 700 e il 750, perché Isaia è stato scritto tra il 700 e il 750, il Signore dice che Israele, con questo, sta a dire questo, sarebbe andato in cattività e che sarebbe venuto un uomo che avrebbe, diciamo, dato l'ordine di riedificare il tempio, le mura e tutto quanto, che questo uomo si sarebbe chiamato Ciro. E questo si è perfettamente adempiuto storicamente diversi secoli dopo. Domanda: questo non è stato decifrato? Ma se è successo, e allora se è stato decifrato, come abbiamo visto con la stella di Rosetta, basta decifrare un piccolo quantitativo per poi capire tutto il resto. Ma questa è praticamente, ma di che stiamo a parlare? Cioè, se non capisci questo, che è l'ABC, come puoi capire il resto? Cioè, ma la colpa non è di chi vi prende in giro, è vostra che vi fate prendere in giro. Mi dispiace dirlo, ma voi che credete a queste cose state bassi, state messi male, chissà che qualcuno voglia rinsavire. Studiate, come abbiamo dimostrato nelle parti precedenti del video, studiate il trasfondo di chi è questa gente e di come questa gente è vincolata col mondo dell'occultismo. Ripeto, dovete vedere le parti precedenti. In Isaia 13:19-22 è stato detto che Babilonia non sarebbe stata mai più riedificata. Scusate, non riedificata, riabitata, di Ninive. È stato detto che non sarebbe mai stata più riedificata. Babilonia che non sarebbe stata mai più riabitata. Infatti, se tu oggi vai a Babilonia, non ti puoi fermare a dormire perché è piena di serpenti. Saddam Hussein ha provato a costruirla, ha costruito alcune parti, perché la profezia era che non sarebbe stata riabitata più che ricostruita, e infatti ha ricostruito alcune cose, ma nessuno vi può abitare, e è stato detto che neanche i greggi possono passare, neanche i greggi vi passeranno. Infatti i greggi non possono passare perché è pieno di serpenti a distanza di migliaia di anni. E il grande silenzio di questi manoscritti, come abbiamo detto, fa molta pena, molta pena. Perché praticamente vuole essere, è stato, diciamo, nascosto per decenni, almeno fino all'anno esatto non me lo ricordo, comunque dovrebbe essere il 97, così. Non si è fatta nessuna pubblicità sugli scritti del Qumran inerenti i 250 circa scritti biblici. Perché su 930 manoscritti 250 sono biblici, gli altri sono extra biblici. È stata posta l'enfasi su quelli extra biblici, di quelli biblici proprio non si è detto praticamente nulla fino al 1997-98, una cosa del genere. Bene. L'abbiamo detto, perché faceva comodo agli ebrei, faceva comodo forse alla Chiesa Cattolica per via dei 10 comandamenti.
e agli ebrei faceva comodo. Perché faceva comodo agli ebrei? Perché faceva comodo agli ebrei? Faceva comodo agli ebrei perché fu profetizzato in Daniele 9:24-27 che sarebbe arrivato il Mascia, il Messia, in una determinata data. Cioè è la prima volta e l'unica volta che quando viene profetizzato il Mascia, il Cristo, l'arrivo del Mascia, l'arrivo del Cristo, non solo viene detto che verrà, ma viene detto quando verrà, quindi viene data la data. Di questo ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto anche un video. Ne faremo un altro perché vogliamo spiegare meglio, in modo abbastanza pragmatico, come separare la settantesima settimana dalle 69. Ma questo adesso fa parte di un altro oggetto. Quindi praticamente in Daniele 9:24-27 viene fatta una profezia che a sua volta profetizza più cose, tra cui il rimpatrio degli ebrei, perché all'epoca che fu fatta la profezia si trovavano in esilio a dover scontare i 70 anni a sua volta profetizzati da più persone, tra cui Isaia e Geremia. Soprattutto Geremia diede, diciamo, il tempo che sarebbe durato questo esilio, 70 anni. Quindi viene profetizzato primo il rimpatrio degli ebrei, la ricostruzione della città, la ricostruzione del tempio, l'apparizione del Messia. Poi, attenzione, la data esatta dell'apparizione del Messia, la morte del Messia, convalidata da sempre Isaia 53, la distruzione della città di Gerusalemme e la distruzione del Tempio. Tutto questo fino al verso 26. Il 27 è l'epoca della fine, la nostra epoca, è un'altra storia. Praticamente lì dice che dal momento in cui uscirà l'ordine, l'ordine uscì con chi fu che uscì l'ordine? L'ordine uscì perché ci furono tre ordini, però solo uno fu quello giusto, e ovviamente la scrittura pone dei libri, tra cui due libri sono Neemia ed Estra. L'esistenza di questi due libri, ovvero il loro inserimento nel canone ebraico, non è casuale, è che tutta la Bibbia è collegata. Quindi se io vado in Esdra, che si trova prima di Neemia, però io adesso, eccolo qua, Esdra, eccolo qua, se voi andate in Esdra capitolo 7 leggete che Artaserse, re di Persia, eccetera, eccetera, eccetera. Artaserse, re di Persia, fu lui che diede l'ordine. Infatti, scusate, sto vedendo alcune cose perché mo va bene, sì. Quindi fu Artaserse, re di Persia, e perché ci furono, mi pare, diversi editti, almeno tre, ma l'editto proprio che mise in pratica, no, che concretizzò la profezia di Daniele, fu quello di Artaserse. E da quel momento, ok, dovranno passare, si parla di 70 anni, insomma, eccetera, l'ultima settimana si toglie, di 70 settimane, ma di anni, quindi sono 490 anni, ma non lo stiamo a spiegare, si toglie l'ultima settimana, rimangono 69 settimane, quindi sono 69 per 7 di anni, sono 483 anni, dal momento in cui Artaserse diede l'ordine fino all'anno 483, da quel momento, venne in quel preciso momento, siamo nel 30 dopo Cristo, e in quel momento appare Cristo, il Mascia, Gesù. Agli ebrei questo non piace, ecco perché hanno detto: maledetto chiunque conti le 70 settimane di Daniele, maledetto chi legge Daniele,
per molto tempo l'hanno tolto dal canone in molte loro versioni, e soprattutto nel Qumran hanno fatto sì che tutti questi scritti qua venissero. Questa è una supposizione, ovviamente. Sta di fatto che fino al 97 se ne è parlato, e questo è un dato di fatto. Tutta questa profezia di Daniele 9, dal 24 al 27, non viene presa in considerazione da parte dell'ateismo, da parte degli ufologi, eccetera, eccetera, eccetera. E loro dove vanno ad appigliarsi nel vento 21, quando noi nel testo originale leggiamo Muaf Biaf, che significa stanco, stanchezza. Cioè che praticamente quando noi vediamo che l'angelo, ok, nelle nostre versioni noi leggiamo che l'angelo fu mandato a Daniele con volo rapido, nel testo masoretico non c'è scritto con volo rapido, ma venne con stanchezza, stanco, stanchezza, quindi molto stanco. E loro dicono, vedete, il testo masoretico dice che l'angelo era stanco, invece l'altro testo dice invece con volo rapido. E quindi in virtù di questa divergenza tra le due versioni scartano tutto quanto il discorso biblico, Dio non esiste, ci sono gli alieni, Dio è un aliene, e la profezia che abbiamo detto tremenda, che se facciamo un calcolo matematico perché si possa adempiere una profezia del genere, per caso viene fuori una cifra, tipo fu fatto un qualcosa del genere con quattro profezie molto inferiori a queste e venne fuori un 2 con 18 zeri, lasciamo stare, quindi qui di caso fortuito non c'è nulla, tutto questo non viene preso in considerazione e si vanno a soffermarsi sul fatto che praticamente l'angelo era stanco e quindi non c'è Dio, e quindi tutta quella meravigliosa profezia la mandano a friggere e fondano tutto quanto su quella divergenza tra i due testi. Domanda che ti cambia a te: se il testo dice stanco oppure dice in volo rapido, annulla tutto quanto il precedente che abbiamo detto, prima cosa. Seconda cosa, io come una persona che nel suo piccolo tratta le scritture, io so spiegarti cosa significa in volo stanco, perché sarebbe stato stanco e perché un angelo si stanca e perché era stanco. Io te lo so spiegare, ma non te lo spiego perché sai che c'è, che non te lo meriti, anche perché se noi vi diciamo la verità voi la calpestate, e allora nella Bibbia è scritto di non gettare le perle a quelli che le calpestano, ecco, te la dico così. Benissimo. Come vedete, cari amici, vi dicono una marea di frottole e voi le amate queste frottole, ecco perché non sarete giustificati davanti a Dio, perché voi avete amore per la menzogna, non per la verità. Parlo a quelli che ovviamente seguono queste cose, i cari fratelli o quelli che invece non abbracciano tutto questo, perché ho visto anche alcuni video di persone che non c'entrano niente col cristianesimo che stanno smettendo questi personaggi. Pensate, sono altri questi, li stanno smettendo, pensate, il mondo, Gesù ebbe a profetizzarlo questo e disse che se voi che siete la Chiesa tacete, le pietre grideranno, cioè il mondo, che viene paragonato a una pietra perché la pietra è dura e fredda, e il cuore di uno che non ha Cristo è come una pietra perché è duro e freddo. Bene, interessante notare, quando si va nel sito ufficiale dei manoscritti del Mar Morto, che il manoscritto 1Q72 e 1Q71 di Daniele non sono visualizzabili, cioè non si possono vedere. Domanda, perché? Non lo so. Se tu leggi ti danno una scusa sciocca, no? Perché sono, non so, di tipo privato, una cosa del genere, di tipo privato.
E da quando la parola di Dio è privata? La parola di Dio non è privata. La parola di Dio non ha copyright. La parola di Dio è patrimonio dell'umanità. Scusate, sono molto influenzato, abbiate pazienza. Infatti sto faticando molto a fare questo video. D'altronde va fatto. Tutto quello che abbiamo detto, questi scritti, reperti, archeologia, storia, ritrovamenti, l'isola Elefantina, Qumran 70, eccetera, 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 sono la dimostrazione che la scrittura è attendibile e anche la 70 è attendibile, non che non è attendibile. Ecco. Bene.